petto se si perderà. Giallo, rosso e fede all'anima, Perulecce brucia l'anima, e Perulecce alle. Tornati con l'appuntamento del mercoledì sera, con me c'è Andrea e quest'oggi torna Carlo. Ciao ragazzi. Buonasera. Ciao a tutti. Oggi con discreto anticipo perché ci sono molte notizie e quando ci sono molte notizie ci emozioniamo perché ci sono tante cose da commentare. Salutiamo già chi è in diretta, ciao a tutti. Io, Carlo, andrei con calma. Andiamo prima dalle notizie meno fresche, insomma. Quindi facciamo un salto a ieri alla doppia cessione, di cui una sorpresa, Bistrovic al Fortuna Sittard in Olanda, Eredivisie, Setin alla Adana Demirspor in Turchia, Super League, e oggi poi aggiungiamoci anche in questo calderone Bjorkengren al Brescia. Tre cessioni che effettivamente cambiano poco, perché sono tre giocatori che non abbiamo qualcuno però mai visto, tipo Setin e Bjorkengren, però che economicamente cambiano, perché a maggior ragione Setin e Bistrovic avevano degli stipendi che erano da Serie A. Questo lo dici tu, io ci credo, però voglio dire, non credo che siano andati via, anzi sono sicuro che non sono andati via per quello. In questo Corvino, soprattutto Trinchera, è stato molto onesto, dicendolo qualche giorno fa. Trinchera, in un'intervista, ha detto che c'è gente come Bistrovic che si aspettava di fare il titolare e poi, vedendo che non lo può fare più, quindi ha chiesto di cambiare aria, no? Le parole non sono state queste. Però insomma il messaggio che voleva dire era praticamente questo. E quindi sì, gli equilibri non si cambiano con queste cessioni. Filippo, forse un pochettino quella di Setin, che anche se non è sceso mai in campo, alla luce dell'infortunio di Pongracic e della lungodegenza di Dermaco, poteva in qual certo senso servire. Però probabilmente si è sentito lui di fare il titolare e quindi anche lui è dovuto andare via. C'è poco da fare. Là non puoi tenere un giocatore soltanto perché tu hai l'esigenza di tenerlo per una situazione contingente, no? E la situazione si è verificata adesso. Probabilmente Sinina ha detto sì, ma io voglio giocare titolare, quindi fatto bene andare via. Nella nota del Lecce si parla di risoluzione per Setin, perché è a tutti gli effetti una risoluzione. Avevamo un prestito con diritto di riscatto, abbiamo già fatto sapere che non lo eserciteremo e quindi il prestito è stato risolto consensualmente. E Bistrovic è una cessione temporanea, sanno loro per quale formalità, anche per Frabotta scrissero cessione temporanea, sostanzialmente il prestito è stato rigirato da un'altra parte, questo è sostanzialmente. Poi le formalità sanno loro come l'hanno fatte. Andrea, tu che dici? No, io cioè, secondo me sono tre addii diversi, no? Perché quello di Setin è un addio che ci può stare per il giocatore, però come diceva Carlo, forse in questo periodo io un centrale in più lo vorrei. Quindi ora vediamo poi, come ha detto oggi Corvino, se magari viene colta qualche occasione dal mercato, perché sinceramente a me la situazione centrali non mi fa stare proprio tranquillissimo, nel senso che a parte Baschirotto, che Dio lo conservi in eterno, e poi un TD sappiamo tutti che viene da 3 anni difficili. Tuia e Dermaco non hanno mai garantito quella continuità di rendimento, cioè, o meglio, quella continuità di prestazioni fisiche, cioè comunque di stare bene fisicamente, perché comunque Dermaku è stato spesso infortunato, anche tu l'anno scorso è mancato tanto, quindi non avere poi, cioè avere Blen come alternativa non mi fa stare troppo tranquillo.
soprattutto alla luce del fatto che abbiamo tante partite, abbiamo ancora tante partite, molte decisive, soprattutto le prossime, quindi non lo so. Per quanto riguarda invece Bistrovic, un po' mi dispiace, però ragazzi, era un giocatore che comunque non si è ambientato in questo Lecce, in questa Serie A, in questo Lecce. Oggettivamente spesso era un pesce fuor d'acqua, e infatti è partito titolare e poi piano piano è calato e scalato nelle gerarchie. Bjorkenen, vabbè, si sapeva, dispiace per umanamente, perché è un ragazzo che si è sempre impegnato quando è sceso in campo, sempre serio, un professionista serio, e gli auguriamo il meglio a Brescia, però oggettivamente si sapeva. Quindi sono tre AD diversi. Setién è quello forse mi dispiace di più, ma semplicemente perché io spero nell'arrivo di un difensore centrale, sinceramente. Sì, sostanzialmente per me cambia nulla, anzi per me cambia nel senso che la società si risparmia un po' di soldi, però a livello di campo poco e nulla, come se dovesse uscire d'altronde, non lo so, gli Stroschi e No, Rodriguez. Filippo. Io vedo il Lecce, Andrea che sta posizione ottima di classifica, questi giocatori non giocano, ci stanno o non ci stanno, No. a me non cambia nulla, se la società riesce anche a risparmiare qualcosa Al fa felice la momento società. non cambia Però nulla, Filippo, al ti faccio momento. uno scenario che non è così impossibile, no? Prossima partita, un TD viene ammonito e Viene ci sta. ammonito. Quindi diffidato. Tu gli abbaschi rotto e la coppia, perché Dermaku, per quanto Corvino abbia Andrea, detto che ma magari al prima Sedin ormai possibile. non potevi più tenerlo, No, 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 ma infatti non l'avventura era parlo. mentalmente finita, l'avventura di Vabbè, ma Sedin e infatti Lecce. va benissimo Setin che va via. Io però ve lo ridico, spero che arrivi comunque proprio numericamente un centrale, perché Tuia non è un ragazzo sul quale, diciamo, fare tantissimo affidamento dal punto di vista fisico, perché ripeto, l'anno scorso spesso è mancato. Dermaku, fino ad ora purtroppo non si può dire diversamente. Quindi rischiare, cioè, basta poco quest'anno, davvero, serve davvero essere concentrati sul pezzo fino all'ultimo, perché si può fare più di sempre, perché il Lecce davvero quasi mai è stato in una situazione così. Ora, io non ricordo, però 11 punti di vantaggio alla 19ª giornata non credo l'abbiamo mai avuti, forse solo quell'anno di Zeman, ma nemmeno, perché era una classifica molto corta quell'anno. Quindi basta davvero poco quest'anno, quindi io spero che non ci sia un po' di, no, di sottovalutare questo possibile eventuale problema, però vediamo. Ci chiedono di un Ma eventuale centrale alla primavera. Vi dirò, io preferisco Pascalao ad Asic, poi è io pure. un giudizio mio. A me Asic non mi racconta nulla come giocatore. Non vedo Asic che eccelle in qualcosa. Pascalao è un anno più giovane e secondo me sta in crescita, ma nessuno dei due per me ad oggi può giocare in Serie A. Quindi dalla primavera io oggi, ragazzi, vedo Dorgu che viene in Serie A e può fare già bene. Gli altri, anche i centrocampisti, devono lavorare. Io non vedo altri giocatori che mi possono fare differenza già da adesso. Detto ciò, Carlo, restando su questo argomento, Corvino oggi l'ha fatto capire che il centrale lo prendono. Cioè, il discorso di Corvino è stato: sappiamo che dobbiamo prendere il centrale, ce la metteremo tutta. Non è facile trovare un centrale a gennaio perché come lo cerchiamo noi, che noi lo cerchiamo come riserva, come quarto slot, c'è chi lo cerca come titolare, quindi potete capire che la richiesta è alta. Se ce la facciamo, lo prendiamo, se non ce la facciamo, non ci dovete crocifiggere. certo che siamo sfortunati con i centrali di difesa quest'anno, eh. Cioè, proprio cominciata sta stagione con il problema centrali e adesso nel cuore della stagione abbiamo di nuovo il problema centrali. E ha fatto capire che lo prenderanno, ha fatto capire che ci proveranno a prenderlo, Filippo. Non è detto che lo prendano, perché Corvino ha ragione, i centrali sono merce rara ormai. Poi lo devi trovare pure decente o no? O a pigliare uno tanto per pigliare. Perché Sì, se devi prendere uno assolutamente. tanto per pigliare, Avevi vai, che ne Sedin, so, avevi già al Sedin se devi Novoli prendere altro per o pigliare. al Cocumula e ne prendi uno, li trovi, no? Mo, con tutto il rispetto per i centrali del Novoli e del Cocumula. Comunque. Deve essere un centrale di un certo livello. Ma pure se te lo prendi della Serie B, ma non è che te lo regalano in Serie B il Carlo, centrale. il Cioè, discorso non sai è che. qual è? Che tu devi andare da un centrale di livello, non di livello, e gli devi dire, guarda, tu devi venire a Lecce a vedere le partite in panchina. Forse se Oh, se succede accade un dramma, qualcosa, tu vai in campo. esatto, quindi devi anche, no, no, è anche questo, perché chi viene a Sì. gennaio, cioè uno a gennaio si muove per andare a giocare, se deve stare in panchina sta dove sta.
fondamentalmente, dovrebbe, ti serve il dovrebbe sindice della situazione, che quando fai no, l'operazione così la sbagli il più delle volte. ti serve il terzino che abbiamo preso, come si chiama? Mi sta sfuggendo il nome. Cassandro. Il Cassandro della situazione in difesa, Ma il Cassandro come si... costa, Carlo. Devi prendere uno come Cassandro l'abbiamo pagato, Cassandro Carlo, eh? con l'operazione. Vabbè, Sì, ma Cassandro l'abbiamo pagato. Quanto abbiamo pagato? L'abbia... È uscito 250 euro sul l'articolo. bonus. 250 più 150 ed è in Non scadenza, sono scadeva pochi fra per 5 il mesi. Va bene, ragazzi, ti ho capito, ma no, cioè, allora lo vogliamo Carlo, pure gratis, se li vuoi mettere tu questi 400.000 euro. ma non c'entra, ma io non credo che Corvino pensi di prendere un centrale gratis oggi per fare la... Cioè, dovrebbe essere un centrale, un primavera, un giovane, uno di un altro campionato, una scommessa che non ha capito, uno di questo Io tipo un'idea qua. ce l'ho, Carlo, però non ve la dirò mai. No, non dire questo nome, non lo dire. Non Non lo ve la dire dirò perché poi se no mai. esce, no, se no poi esce che noi diciamo i nomi, perché invece è Ma perché tu lo semplicemente. sai? Andrea, tu sai che cosa si sta riferendo? Sì, so il nome di Andrea lo sa. Filippo, ma è un suo nome, cioè nel senso non è un nome che è uscito. Certo. È un Ho suo capito, nome. Che era ho un po' come capito. quando dicevamo Malè, Zurkowski, Benassi, uno dei tre, poi alla fine è arrivato davvero Malè. Quindi speriamo Sì, che. sì, sì, sì. Però Il comunque conto di il nuovo che ce discorso l'hanno da penso che siamo tempo. d'accordo. Cioè, il... Sì, Carlo, dimmi, dimmi. Ah, scusami, pensavo che stessi... No, stavo dicendo il profilo del difensore da eventualmente prendere dovrebbe essere questo, se no veramente nessuno accetta di venire a fare la riserva sicura, no? E quindi chi vuoi prendere? Uno così. Cioè, questo è... Io spero che facciano di tutto per prenderlo. Certo è che poi si corre il rischio, fra, che ne so, 15 giorni che rientri, rischio tra virgolette, che rientri Dermaku, quindi hai un Tuia, un Dermaku, un altro che abbiamo preso e so tre, poi ad Carlo, noi aprile ogni c'è. volta che Meglio facciamo operazioni abbondare, così Carlo. Meglio sbagliamo, eh? abbondare. Cioè noi quando abbiamo fatto le operazioni per riempire sbagliamo sempre. Sedin per riempire, Simic per riempire, ogni volta che ci Appunto, muoviamo per riempire. quindi in Riempire teoria uno... a gennaio, tra l'altro. E appunto, quindi in teoria, seguendo il vostro discorso, non dovremmo prendere nessuno, No, quindi. io sì. Io preferisco riempire sbagliando che non riempire proprio, Ma sinceramente. Perché mi ti fa dico, stare più tranquillo il fatto di avere 5 centrali, anziché 4, di cui 2. secondo me, se trovi un profilo interessante, gli fai un discorso di prospettiva. Perché? Perché fra 6 mesi un Titi non c'è. Perché Stuia ha il contratto di scadenza, Lo quindi fra 6 mesi Stuia non c'è. Il futuro di Dermago è tutto in dubbio. Cioè, se tu devi prendere. Sì. Sì. la vedi una visione ottimistica, un domani ci sono Baschilotto e forse Pongracic. Quindi magari tu ti trovi un Ambientamento? ragazzo e dici, guarda, sti 6 mesi soffri, però se sei buono... E se sei Ambiente. buono, l'anno prossimo tu mi giochi, quindi devi anche Però riuscire. questo, Filippo, questo discorso che fai tu e non fa una grinza, non deve essere una mossa di emergenza, cioè deve essere una mossa pensata di prospettiva, cioè tu devi prendere, Per quello hai costa. capito? Non è una cosa da fare, cioè, così, d'emergenza, perché c'è la necessità. Il discorso che fa tu è giustissimo, però è una cosa che andava pensata magari già a giugno, no? Questo è. Ragazzi, Bjarnason non sta giocando Dovete neanche in dire l'anno Norvegia un scorso, altro ragazzi. po'. A Non gennaio, riesco scu male a gen Bjarnason, a ragazzi, dai. gennaio scorso, no, manco Simic. Allora, a questo punto, manco Lucioni. Allora, Richiamiamo Lucioni, dai, mo hai detto richiamiamo sto Lucioni. cognome, è finito. Mo hai detto sto No, cognome, mo eh se no. scade, se sca scatena l'inferno qua, mo vedi. Vabbè, ma Lucioni, no? Lucioni, dici? Cognome. Lucioni, Ma Lucioni. Lucioni sta facendo una grande stagione a Frosinone, tra l'altro è stato infortunato ultimamente. Ma voglio Sì. dire, Sta Lucioni in rotto Lucioni. B è un fenomeno, ragazzi. Lucioni in B è un fenomeno. La gestione Sini, ragazzi, per me Sedin l'esperienza a Lecce era virtualmente finita, anche perché anche che lo fai restare numericamente non è FIFA. Lui con la testa non sta più su, non stava più a Lecce Sedin, cioè lui sapeva già che l'esperienza leccese era un fallimento, pure che restava Sedin, non ci stava più con la testa, quindi Sedin lo devi dare per forza di cose. Carlo, devi studiare dei nomi e suggerirli al Corvo. Non so perché proprio a Carlo stai dando questo compito, il grande conoscitore Compito di calcio internazionale, Carlo. ma no, io sono l'ultimo che può studiare i nomi, uno perché non ho le competenze, due perché non ho voglia, poi figurati se mi metto a suggerire qualche cosa a Corvino, cioè, ma figurati proprio.
No, Marco, Ostigard. Marco, ma Østergaard tra panchina e panchina si va a prendere lo scudetto, cioè se deve fare panchina a Lecce, deve fare panchina a Napoli, a questo punto si vince lo scudetto, si prende la medaglia, se la mette Ma in camera. Ostigard a Lecce è stratitolare, ragazzi. Cioè, a Napoli fa Beh, panchina, ma a Lecce sarebbe stato. un Titi Baschirotto io non me lo prendo, Sì, Østergaard, vabbè, sincero. altra cosa. No, certo, manco io, però tolti poi due, poi l'alternativa sarebbe. Tour di casa legittimo, effettivamente sì, Gallo ci ha fatto un Mi 360 sono in spostato diretta. perché ci sta la bambina che dorme, se no me la sveglio stasera, poi Stavo so dicendo, ah, bambina, cazzi. Gotha nei messaggi, gestione di Bistrich. Ci sta, per i soldi che prende non poteva fare il vice Hjulmand, questo l'ho detto già settimana scorsa. Per me lui era a livello di ruolo vice Hjulmand e per quello che prendeva Bistrich non poteva fare due partite stagionali. Non so che ne pensate voi. Oh no, eh sì, è così. Dispiace perché comunque poteva essere l'alternativa, ma se l'alternativa costa Vabbè. così tanto, si può trovare un'alternativa a meno oppure si può andare con quelli che si hanno in casa, perché poi siamo sei, eh? Siamo sei a centrocampo. Centrocampo in teoria è un reparto completo numericamente, però vediamo. Qui Per potremmo fare un senti, altro discorso, Andrea. Andrea. Se ti ricordi Corvino, cioè Filippo, se ti ricordi Corvino, quando ad agosto parlava di jolly, no? Giocatori che volevano, perché Gonzales era il jolly del Lecce, 6 più Gonzales, diceva all'epoca, Listowski era il jolly in attacco, 6 più Listowski. Ora, questo discorso io spero lo facciano anche per questo mercato, perché siamo 6, io anche a centrocampo un'altra operazione la farei, ma perché francamente Helgason e Askildsen non mi hanno mai particolarmente convinto, quindi Allora, Carlo, ti servo il però. discorso. Mo te lo servo su un piatto d'argento, però prima fammelo fare. Io prenderei un altro centrocampista, per quello che hai detto tu, Andrea. Ma io penso che non è necessario per salvarsi. Io lo prenderei per togliermi lo scrupolo e per stare con la mente pulita. Ma per me può già bastare come stiamo Tu lo adesso. Non so con la mente prenderesti, pulita. Filippo, sai perché lo prenderesti tu? Perché a te non piace né Askildsen né Helgason. Questo Ma per è il discorso. quello che hanno fatto, Carlo, nessuno è convinto di loro due, no? Cioè, oggettivamente, come cosa immagino. Per Sì, quel sì, poco che hanno fatto, hanno avuto sì, poco sì, spazio. sì, sì. Sì. Vabbè, voglio dire, Askildsen non è un grande fenomeno, però comunque ci può stare in determinate partite. Sì, Io minuti ogni non tanto vedo li può tutto fare, dai. sto cesso a pedali in Askildsen e No, nemmeno in no, no. Helgason, no? Nemmeno in cioè Helgason, io gli darei ancora un minimo di fiducia perché il suo grosso problema è mentale, cioè quello Sì, della certo. melatonina, che lui ne secerne tantissima di melatonina, né il suo organismo, Dobbiamo né, entrare nello né, specifico, mo, per favore. no, perché dorme in quel senso là, perché se si svegliasse, la melatonina ti fa dormire, Filippo, se si svegliasse, Esatto. secondo me i piedi ce l'ha, i piedi ce l'ha, Però, Carlo, no? è sempre una questione di emergenza, no? Perché anche lì, se tu stai con la formazione tipo hai quei tre più un cambio che è Malè o Blend, dipende chi gioca, e stai a posto, stai tranquillo. Il problema è la sfortuna vuole che magari in una Lo so, giornata Andrea, ma Malè sta squalificato, Blend sta infortunato, speriamo mai, e poi ti trovi in emergenza e ti devi dover giocare con Askildsen e Helgason per 90 lo so, minuti. Andrea, lo E so, quindi, Andrea, però noi siamo in siccome siamo a Lecce, non siamo gennaio. Sì, però siamo a in gennaio. Napoli, Andrea, noi Però siamo in siamo a Lecce. gennaio, Carlo. Ha già Sì, capito, ma i ma io la soldi penso quelli come te. sono. Io la penso come I te. Ti soldi dico quelli un'altra cosa, sono. Andrea. Andrea, ti dico un'altra cosa. Il discorso che tu mi hai fatto prima sul difensore centrale, su con che stimoli viene, lo devi fare pure col centrocampista, perché parliamoci chiaro, i quattro centrocampisti nostri Sono se li definiti. sognano. La Cremonese, l'Hellas, la Samp, se li sognano quattro centrocampisti. Se vogliamo fare pure un altro 5, saremo a 5 top player, che per me arriveremo a livelli di centrocampo, un altro da Conference League, ci avviciniamo a quel livello là. Quindi io la penso un po' come Carlo, nel senso, secondo me oggi stiamo bene per salvarci. Poi è chiaro, se ti trovi Bravo. l'occasione, sfrutta, che ti devo dire, sfrutta l'occasione. Secondo me oggi siamo più che adeguati per salvarci. Cioè, Se trovi un Askildsen altro comunque Cassano, sia. lo sfrutti e te lo Tra il prendi. centrale di difesa e la mezzala, io prendo sempre il centrale di difesa. La mezzala sia. Il centrale di difesa, secondo me, è necessario. La Numericamente mezzala serve. è opzionale. Il centrale di difesa serve, ragazzi. Serve. Serve. Numericamente c'hai un Poi, problema. Se un che piede si fa venga ammonire, c'è tu e dall'Azerbaigian, Baschirotto. quello dirò io. Ma metti Maisia, che uno dei due poi non sta bene, e alla fine giochiamo Blend Baschirotto come le prime due giornate, che non hanno manco giocato male, però.
Mercerara il centrale di difesa, difficile prenderlo, ha ragione capito, Corpino, Carlo, Mercerara, capito, cioè, Mercerara trovarlo però, bravo poi è ancora cioè, veramente difficile. Siamo stati sfidati perché Pongracic era un lusso, però purtroppo sfigato, allora, c'era Pongracic. Fammelo dire, siamo stati un po' stupidi. Pongracic si è rotto il 23 dicembre e si è operato il 17 gennaio. Cioè questo qua ha cambiato 25 giorni con una caviglia rotta. Parliamoci chiaro, perché mo Pongracic si fa 2 mesi e mezzo di stop e mi torna ad aprile. Ma se si fosse operato quando si doveva operare, Pongracic torna a marzo. Questo gap, questo buco di temporale, non ho capito a che cosa è servito. Cioè, qual è la valutazione che hanno fatto? Perché è sbagliata, voglio dire, probabilmente darlo. Se poi hanno deciso di operarlo in Germania. Cioè, oggi oggi Corvino, Andrea, oggi Corvino ha detto: abbiamo fatto, abbiamo visto giusto, abbiamo fatto. Ma insomma, mica mi sembra tanto a me, perché mo, insomma, da profano, per carità. Però cioè, se tu passi da essere convocato con un piccolo dolorino, convocato, può essere che scende in campo e il giorno dopo se opera, cioè secondo me c'è qualcosa che si è inceppato, allora, c'è qualcosa Carlo, che non è andato. Carlo, dopo la prima della Lazio, Filippo può confermare, noi chiedemmo a prima dello Spezia forse, però per la Lazio lui disse qualcosa del tipo Pondreci c'ha qualcosina ma lo portiamo in panchina, dice. Sì, a qualcosina. Sì. Qualcosa da, operare, ragazzi, però ovviamente non me la prendo Lombaroni. Baroni è quello che non hanno capito cosa leva. Non è dottore, no, però... certo. Hanno perso colpevolmente tempo. Questa è la verità. Per fare una diagnosi precisa, perché questo è giusto, punto e basta. Questo è quello che vediamo. No, poi apriamo una parentesi. Scusa, fammi finire. Non è come Pogba, perché Pogba viene valutato e gli si dice facciamo la terapia conservativa per farlo andare al mondiale, si assumono il rischio e gli va male. Qui la situazione è che non hanno capito cosa era. Non abbiamo fatto una terapia conservativa a Pongracic che poi è andata male e quindi lo stiamo operando. Pensavamo Pongracic stesse bene, pensavamo Pongracic stesse come un Tiglio, come Baschirotto. Non abbiamo valutato, non hanno capito. Filippo, andiamo cauti, diciamo che c'è questo lasso temporale tra l'infortunio e l'operazione che non è stato proprio spiegato, o è stato spiegato male, o non si è proprio capito, perché non è, cioè, a noi ci puzza questo lasso temporale, capito cosa voglio dire? Quindi ci sarebbe, qua c'è da aprire una parentesi, di essere un pochettino più, da parte della società, un pochettino più chiari in queste cose, no? Perché il tifoso ha pure necessità, voglia di capire il giocatore diritto. Che ha... Il diritto di capire, e non ci si può nascondere dietro un dito dalla privacy, sai? Perché la privacy oggi basta una firma, ti fanno mettere una firma e puoi, puoi tranquillamente liberarti dell'onere della privacy, delle ristrettezze della privacy. Quindi voglio dire, questo è veramente nascondersi dietro un dito, questo discorso della privacy. Quindi il tifoso ha il diritto di sapere. È ancora più grave. Dermago sulla carta siamo out 2 mesi e mezzo per una lesione di primo grado. A questo punto non è una lesione di primo grado, ma non sappiamo cosa è Dermago. Ma no, non si sa. Non ce lo dicono cosa è Dermago. Cosa può essere? Sei in Spagna, cosa fa in Spagna? Cioè, cosa fa in Spagna che in Italia però non oggi può fare? Oggi Corvino ha dato delle speranze su Dermago, perché ha detto tornerà da un momento all'altro, tornerà pronto, no? Ha detto così. Ha detto che quando torna sarà intanto è partito in Spagna dopo 2 mesi e mezzo dall'infortunio. E quando parti, per me non stai per tornare. Se sei partito in Spagna significa che qualcosa non ti quadra e qui non torni domani, secondo me. Sta in Spagna, si starà facendo delle terapie. Non credo che in Spagna si stia allenando nel settore del Barcellona per potersi stare contemporaneamente in forma. Cioè, io non lo so, come fa a essere uno a guarire da un acciacco? In forma significa in forma così, perché poi ovviamente un giocatore per stare in forma deve allenarsi con il resto del gruppo, se no la forma non la recupera. Cioè, un conto è stare bene, un conto è stare in forma partita, poi, perché la partita è un altro mondo, eh. Appunto, Dermago non era un po' esagerato. Partita manco a novembre e adesso si è fatto altri 2 mesi e mezzo di stop. Per me Dermago non ha fatto la partita per quello, ragazzi. Vi dirò, la centrale serve, perché è fondamentale. Serve, non puoi pensare di poter continuare e di sperare che nessuno si faccia male, perché può succedere. Abbiamo visto. Allora, adesso parliamo di Human,
che è un discorso che poi possiamo continuare anche col Abbiamo prossimo ospite, pochissimo perché tempo, infatti. comunque. No, vabbè, Ragazzi, No, mettetevi comodi che stasera la puntata dura 3 ore no. perché ci sta tanta carne al fuoco. Non andate Con via Michele possiamo perché. parlare Certo. di Yuma, Bravo, perché magari. insomma segue come noi la situazione. Quindi, beh, Yuma, è arrivata la prima vera offerta a Yuma, a Lecce per Yuma, 11 più 2 milioni. 11 milioni più 2 di bonus dal Southampton in queste ore, e l'offerta è stata rifiutata da Corvino su, insomma, indicazione di Sticchi Damiani, perché alla fine, Carlo, Certo, quando giusto. metti in mezzo quelle cifre non è questione puramente Giusto. tecnica, è questione No, no. societaria, cioè la società gli deve Certo. dire noi abbiamo bisogno o meno di quei soldi. Sticchi probabilmente pensa che il Lecce non abbia bisogno di quei soldi, ha detto a Corvino di rifiutare l'offerta perché 13 milioni non sono abbastanza. È giusto, giusto che sia così. De Corvino va a Sticchi Damiani, dice: i soldi sono tuoi, che vuoi fare? Vuoi incassare una bella cifra adesso su due piedi, belli 12 milioni netti? E Sticchi Damiani, che Dio lo preservi sempre, ha detto di no. Perché è una persona, Sticchi Damiani, a differenza di tanti altri, lungimirante. E io sono come lui da questo punto di vista, perché io sono convintissimo che Yulman oggi vale, perché questa è la base di partenza, ormai non si può dire più il prezzo lo fa il valore, lo fa il mercato, non sappiamo quanto vale, l'abbiamo pagato 100.000 euro, oggi vale 100.000 euro, no? Discorsi di questo tipo, perché oggi la base di partenza del prezzo di Yulman è 11 milioni più 2, quindi quanto fa? 13, giusto? Questo è. E io sono sicuro che da qui a giugno, qua lo scrivetevelo a penna, Yulman varrà, se continua con questi standard, ma non ho, diciamo, dubbio, sono fiducioso in questo, varrà 20 cucuzze, varrà 20 cucuzze, cioè sono 20 milioni di euro. Segnatevi questa cifra perché tanto vale Yulman, perché un centrocampista, un mediano come lui, bravo nel campionato italiano, se ne contano sulla dita di una mano. Quindi state E proprio adesso tranquilli. chiediamo Carlo, c'è un lo spunto? parere a Michele Tossani, nostro primo ospite di giornata. Ciao Michele, tutto sport, nuovo quotidiano di Puglia, terzo uomo, insomma, tanta roba, grazie per Chi essere con meglio noi. di lui? Buonasera, Ciao, Michele. ciao ragazzi, grazie dell'invito, grazie dell'invito. Stavamo parlando di Yulman e di questa offerta di 13 milioni che è stata rifiutata. Tu, insomma, che ne pensi su Yulman? Secondo te 13 milioni, che tipo di valutazione è ancora troppo bassa? Avresti accettato al posto del Lecce? No, avrei rifiutato assolutamente perché è un pezzo importante della squadra per arrivare all'obiettivo. E tutti noi speriamo, cioè la salvezza e privarsene voleva dire indebolire la squadra e quindi alla fine rischiare di perdere molto di più che quello che poi ti faceva guadagnare con i soldi. Insomma, non credo che 3-4 mesi in più lo deprezzino, anzi, semmai è il contrario. Mi è sembrata un'offerta troppo bassa, fra l'altro, quella che leggevo del Southampton, mi pare. Quindi, poi è un giocatore che era difficile da sostituire a gennaio, perché con chi lo cioè, non, già a gennaio di per sé il mercato, me lo insegnate voi, è difficile di per sé, a maggior ragione con questo tipo di giocatori che non hanno un sostituto, diciamo. Difficile trovarli. Effettivamente sì, Bene. quindi secondo te più o meno che valutazione vorrebbe avere Yulman sui 20 a questo punto? Io credo che in estate possa arrivare anche a 20. Teniamo conto che anche l'ultima neopromossa del campionato inglese può fare razzia in qualsiasi campionato. Quindi io credo che trovare fra Corvino e il procuratore una squadra che offra 20, intorno ai 20 milioni, credo non sarà un problema. Proiettandoci già alla prossima partita, insomma, tu segui la Serie A a 360 gradi. L'Hellas Verona, che tipo di squadra è? Sembra che si stia riprendendo quest'ultimo periodo. Poi in casa vorrebbe dare, insomma, vorrebbe essere una partita abbastanza difficile. Sì, io credo sia una partita da non sottovalutare. Diciamo da quando è arrivato Zaffaroni, anche se francamente ancora non ho capito bene chi dei due sia l'allenatore, Nemmeno perché è io. una situazione un po' Nessuno l'ha capito, visionaria. forse nemmeno loro, forse nemmeno loro. Perché vedo, ma sento anche qualche collega, vedo le foto di Bocchetti, Zaffaroni, tutti insieme.
Poi però le conferenze le fa lui, parla come se le decisioni le prendesse lui, cioè sembra più di un prestanome. Però come sembrava dovesse essere. Una squadra in ripresa è una squadra che gioca come il Verona di Tudor, anche se non ha più quella qualità dell'anno scorso, però Bocchetti è stato preso apposta contro anche credo anche contro il direttore sportivo, oltre che contro le difficoltà del fatto che manca del patentino UEFA Pro, però è una squadra da non sottovalutare perché poi qualche giocatore che può dar fastidio c'è, sia in avanti, Djuric, sia Lazovic, cioè, insomma comunque è una squadra, qualche elemento c'è e poi si sta giocando le ultime carte, perché comunque sia, non è che può rimanere in fondo alla classifica troppo a lungo, perché poi le partite diminuiscono. Quindi per loro sarà un'occasione dove cercheranno di vincere a tutti i costi. Però insomma, no, sarà una partita alla pari, ecco, nel senso, cioè, se il Lecce gioca dal Lecce, non è che parte certo battuto contro il Verona. Io a questo punto, visto che segui il Lecce, tratterei con te gli argomenti che avremmo trattato noi oggi di giornata. Fra l'altro argomento di giornata c'è anche l'eventuale cessione di Rodriguez, una trattativa col Benevento che vorrebbe portare a una cessione, poi si vedrà con quale formula. Insomma, c'è questo calciatore che di fatto questa stagione non sta dando nulla a Lecce perché c'ha pochissimo spazio. Tu come la vedi questa gestione? Vorrebbe essere un rimpianto oppure è giusta a questo punto? Credo tutte e due le cose, cioè credo che a questo punto sia giusta, perché comunque qui non è che è sottoutilizzato, è inutilizzato, cioè praticamente non vede mai il campo. Però mi dispiace perché è un giocatore, quando è arrivato a Lecce, insomma, dopo aver visto le prime partite, io ero contentissimo, perché cioè, in Serie B è un giocatore che fa la differenza e non ci incastra nulla con la Serie B, quindi questo vuol dire che è un giocatore da Serie A. Però poi ci sono state tutte le problematiche della posizione, lui non vuole giocare esterno, vuole giocare seconda punta, e qui si fa fatica a mettere anche un trequartista dietro la prima punta, quindi immaginati a cambiare, a mettere due punte. Poi Baroni è stato chiarissimo fino a quando è arrivato, lui gioca con due esterni e un centravanti, e quindi gli spazi per lui sono chiusi. Davanti ci sono tre centravanti, l'altra posizione secondo me potrebbe essere una sorta di falso 9, però cambierebbe totalmente il gioco della squadra e c'ha tre giocatori davanti. Poi parliamo di una squadra che funziona. Cioè, per fortuna, siamo tifosi, quindi la squadra funziona, va benissimo, e quindi è ancora più difficile per lui trovare spazio. Così come sono rimasto un po' deluso, ho sentito anche Corvino della cessione di Bistrovic. Onestamente, è un giocatore dal quale mi aspettavo qualcosa di più, però a sentire Corvino è lui che ha detto di voler essere ceduto perché aveva un minutaggio piuttosto scarso. Sono d'accordo con quello che ho letto su Filippo, quello che scrivevi su Twitter questi giorni, cioè non è il box to box che ci si aspettava, anche se secondo me poteva essere sfruttato meglio da mezzala, cioè non è proprio un pesce fuor d'acqua da mezzala, bisognava cambiare magari qualcosa a livello di ultimi 30 metri. Però anche lì, se l'allenatore lo vede solo davanti alla difesa, il posto non c'è. E quindi poi si è chiesto Quindi, lui di secondo andare te, via. ma quindi tutto sommato, diciamo che seguiamo Baroni. Baroni sta portando una situazione di classifica che è buona, quindi ci prendiamo i pro e i contro, in fin dei conti. Sì, quando l'allenatore fa i risultati, valorizza il parco giocatori, come sta facendo lui. Perché al netto di tutte le critiche che possiamo fargli, i risultati li sta portando, i giovani li sta utilizzando bene, non si è mai lamentato dell'assenza di questo, di quell'altro o della mancanza di esperienza, se quando le cose non andavano bene all'inizio. Ha cambiato, perché il primo Lecce non era questo Lecce, il primo Lecce probabilmente era stato costruito anche con un'altra idea, cioè quella di difendersi più in basso e di ripartire sfruttando il lavoro di Cissé, solo che a un certo punto della stagione il Lecce si difendeva più in basso, però non ripartiva mai, cioè rimaneva solo in basso.
quando lui ha cambiato, probabilmente parlando anche con la società, parlando con qualche collaboratore, magari parlando anche con qualche giocatore, perché è giusto fare anche così, il Lecce ha ripreso degli aspetti. Sono d'accordo, questa è stata una delle chiavi, secondo me. L'altra chiave è stato avere pronti Pongracic finché non si è rotto e Umtiti, perché sono due giocatori da Champions League, cioè questo è inutile fare tanti discorsi. In più l'esplosione di Baschirotto da centrale, perché non dimentichiamo che Baschirotto è stato messo centrale per disperazione, perché l'aveva fatto, ma perché non c'era nessuno. Però ci vuole anche questi colpi di genio, di fortuna. Hai due difensori centrali, che ci sia Pongracic, ora non c'è, cioè con Baschirotto e Umtiti, hai due difensori che ti permettono di difendere con 40 metri di campo dietro. Adesso, secondo te, ce n'è bisogno di un altro, Michele, difensore centrale, alla luce degli infortuni? Perché stavamo discutendo proprio di questo poco fa. C'è Sì, bisogno secondo di me sì. intervenire. Secondo me sì. Sentivo anche Corvino, purtroppo non essendo sul posto mi tocca adeguarmi a quando vengono caricate su YouTube, a volte sì, a volte no, anche nel dopopartita, il dopopartita è sparito, per esempio, mi tocca farmelo raccontare Si è preso i diritti da della Serie Cornelli. A. E quindi, secondo me sì, perché ora siamo tornati a essere un po' corti, perché con quello che ha detto Corvino dell'infortunio di Pongracic, la cosa va per le lunghe. Quindi siamo un po' corti. Io onestamente su Dermahu facevo più affidamento, però anche lui ha palesato queste difficoltà fisiche. Oggettivamente un altro centrale serve. Uno che poi sia pronto un domani a finire il campionato in panchina. Ecco, però cioè, che sia pronto alla bisogna. Quindi anche quello Non bisogna è trovare un facile. profilo adatto. No, perché vieni qui Per fa per essere panchina. una ruota di scorta, per fare la panchina, quindi capisco che viene in una squadra comunque lanciata bene in classifica, però. Ma perché Ti io. chiedono. Era la domanda che volevo fare a Michele per poi fargli raccontare la sua storia, diciamo, quindi raccontagliela, va. la mia storia è di uno che ha la mamma di Lecce e tutti i parenti leccesi, puro sangue, Lecce città. Che faceva le vacanze a Lecce, in via Vincenzo Sabato, se non mi ricordo male, zona Salesiani, andava a giocare dietro al campino, che ora è stato trasformato in un parcheggio, e ogni tanto andava al mare, e quando venivo estate inverno, e l'estate andavo dai nonni, con i cugini, e poi andavamo nei posti di mare limitrofi, anche a Otranto, quando Otranto non la conosceva nessuno e già io ero considerato uno straniero. Mi presentavo lì e come parla questo? Coca-Cola, no? Le solite frasi, e Con la quindi ero cannuccia già io lo corta. straniero. Quindi. Ma il Lecce invece, il Lecce, com'è nata? Perché hai detto siamo tifosi, quindi ti Io consideri sono effettivamente un tifoso. tifoso. Esatto, e com'è nata questa passione per il Lecce? Nel senso, della trasmessa. Ma in realtà un po' l'area di famiglia, un po' da solo, perché comunque sia i miei parenti giù non sono grandi tifosi. Quindi io al del mare purtroppo sono riuscito ad andare una volta sola e le altre me le facevo in trasferta. Quindi seguivo varie squadre, però poi alla fine il tifo è caduto, è un po' irrazionale, è caduto un po' sulla parte materna, quindi sul Lecce. Tanti anni mi sono fatto le trasferte più vicine, insomma, vicine tra virgolette. A Milano, Verona, Bologna, insomma, dove avevo possibilità di andare. Qui a Firenze c'è un nutrito gruppo almeno prima, insomma, ora io comincio ad avere una certa età, ma insomma, c'era un nutrito gruppo anche di studenti universitari leccesi o filo leccesi, quindi ogni tanto mi aggregavo, andavo a vedere le partite, quindi ho visto un po' diversi giocatori, ecco. E invece, visto che sei a Firenze Firenze, sconfitto. Anzi, se posso raccontare un aneddoto,
Non Vai, vai. vorrei esagerare, però raccontavo la famosa partita che tutti ricordano della Juve-Inter, no? Quella delle Alpi, il famoso rigore non rigore di Ronaldo, Ah, tutta Italia ferma davanti al televisore per guardare. Io ero a Empoli a vedere il Lecce prendeva 5 gol, già retrocesso. E a me non mi preoccupò assolutamente, andai a Empoli a vedere la squadra. visto Bene, bene. che sei a Firenze, male, io e penso anche Andrea, anche Carlo, lo ricordiamo male di Venezia, che era un top player della Serie B. La Serie B. A Firenze invece perché non è esploso? Cosa gli è mancato? Ma io penso un po' abbia patito il salto, perché comunque lo abbiamo visto tante volte anche noi tra la Serie B e la Serie A, cioè tra come si dice a Firenze, tra mangiare e stare a guardare, cioè c'è una certa differenza. E poi credo anche che Italiano non abbia insistito su di lui troppo. Italiano fa molte rotazioni, molto turnover, soprattutto le mezzali, ne cambiate spesso. L'anno scorso gli è andata bene, quest'anno un po' meno, perché la Fiorentina è tornata un po' nei ranghi, diciamo. Secondo me l'anno scorso ha fatto un campionato superiore al livello della rosa che aveva a disposizione, soprattutto da gennaio quando perse Vlahovic. E quindi credo che magari gli sia mancata anche un po' di fiducia. Secondo me è un acquisto ottimo, perché è un giocatore di qualità. Ti aiuta in costruzione perché si può abbassare e dare una mano a Hjulmand se c'è bisogno e soprattutto lavora sulla tre quarti e si butta in area di rigore, che è quello che Baroni vuole dalle mezzali. Quindi secondo me è un giocatore di qualità che a Lecce potrebbe rilanciarsi e secondo me è stato, insomma, un bel investimento, ma credo fatto come sempre con oculatezza. Ti chiedono se sarai a Verona sabato. No, io ormai. Punto a tornare al Via del Mare quest'anno se ce la fa almeno una partita, però mi osservo dalla televisione così poi posso passare Analizzi da una anche. partita. Sì, l'analizzo meglio e poi quando è finita la partita posso passare a un'altra degli avversari o di qualche altra squadra. Quindi non sono contrario alla visione tramite televisione. È vero che qualcosa perdi, però è anche vero che qualcosa vedi che magari allo stadio ti sfugge, banalmente i replay che allo stadio non ci sono. Esatto. Sempre in merito all'analisi, contro il Milan, secondo te, il secondo tempo, quanto c'è stato di calo fisico e quanto di mentale? No, io credo sia stato solo un calo fisico, perché gli aspetti mentali sono quelli più difficili sui quali possiamo ragionare. Primo, perché non siamo nello spogliatoio. Secondo, perché non siamo nella testa dei giocatori e sappiamo la psicologia per qualsiasi essere umano, soprattutto per sportivi che hanno queste pressioni, quanto sia importante. Quindi non possiamo dirlo con certezza. Però io credo sia stato più un calo sul piano fisico, cioè il Lecce non poteva andare a quella pressione, a quel livello di intensità lì anche per il secondo tempo. Però io devo dire la verità, insomma, anche vedendo il Milan stasera, sì, a fine partita ero abbastanza soddisfatto del punto, però ora Però cominciano a mancarmi quei due punti lì. Certo, meglio così che quando si prese 4 gol con Di Francesco, quello di sicuro. no, ma infatti lo dicevo prima a Filippo. Ho visto il primo tempo di Milan Inter perché poi la trasmissione non l'ho più vista la partita, però un po', no, ho visto un Milan proprio sulle gambe. Quindi è un peccato non aver fatto almeno il terzo gol, lo avevamo nelle corde perché Sì. Di Francesco e Jeandré Se l'è mangiata di Francesco almeno uno Cendré. lo potevamo fare, almeno uno lo potevamo fare. E quindi forse dal 3-0 all'intervallo, non lo so, sarebbe stato diverso. Poi ovviamente non esercono i mai, la storia non si fa, vabbè. Però prima della partita avremmo firmato, vedendo la nostra e il primo tempo di Milan-Inter, non lo so. Sì, io spero che tocco ferro e tutto il possibile. Che non si debba pagare, ma comunque fra Spezia e Milan ci mancano dei punti. Ma Insomma, anche a Spezia, anche Udinese si poteva fare. anche Udinese, sì, è vero, si poteva fare,
Però io sì, guardavo solo alle ultime. Insomma, anche a Spezia, se fossimo tornati con 3 punti, non è che avremmo rubato No, nulla. assolutamente. Però. In chiusura, a livello di singoli, abbiamo già parlato di Hjulmand. Qual è un altro giocatore che ti interessa particolarmente? Baschirotto, Gonzales? Anche perché integro la domanda, scusami Filippo, era proprio quello che volevo Vai, vai. fare. C'è stato un DS recentemente che ha detto che nessun giocatore del Lecce è da grande squadra, Petrachi. no? Secondo te invece ci sta qualcuno che può essere da grande squadra in Serie A? Perché secondo me sì, più di uno. Ma io non sono direttore sportivo e non ambisco a esserlo, ma non concordo con Petrari. Secondo me Gonzales, Hjulmand, vediamo come si sviluppa, perché comunque è un giocatore che gioca davanti alla difesa e fa le due fasi. Perché Hjulmand è il quinto difensore, perché quando la linea viene rotta dai centrali lui entra dentro ed è il primo regista della squadra, ha una media di passaggi chiave impressionante, cioè passaggi che superano Che le cosa linee vuoi di più difensive. della vita, dici? Che cosa deve fare di più? Fa entrambe le fasi. Gonzalez, secondo me, è un giocatore a 20 anni, cioè di prospettiva, è un giocatore da grande squadra. Poi bisogna vedere anche cosa si intende da grande squadra, perché io vedo giocare Messias nel Milan, non mi sembra un giocatore da grande squadra, quindi secondo me è meglio Strefezza che Messias, quindi Voglio. 100 volte. E poi non lo so, guarda i giovani, perché io vedo giocare Pongracic e Umtiti, e oggettivamente sono due giocatori da Champions League. Cioè, Umtiti, si sapeva che il problema era solo fisico. Io credo che ora sarà, forse se va bene, all'80%. Forse questo spiega anche del livello a cui si è abbassato il calcio Calcio italiano, però italiano, lui certo. all'80% ha mangiato in testa a tutti, ha mangiato E in testa a Milinkovic Baschirotto? Savic. Baschirotto è fenomenale, cioè nel senso, secondo me è un giocatore anche lui che in prospettiva ha fatto più errori di Umtiti, però fa il Di un TT centrale, comunque. appunto, cioè non è che si sta parlando del primo arrivato, e quindi è un giocatore che secondo me ha potenzialità, ma insomma, ripeto, il Lecce, l'ultimo Lecce soprattutto, non è una provinciale che si difende nell'area di rigore. E quindi magari un domani questi giocatori vanno a giocare in una grande squadra, devono avere il pallone e non sanno cosa fare, cioè, o non sanno difendere. E questi difensori difendono a 50 metri alla porta. Non è facile. Michele, grazie per essere stato con noi. Ci aggiorniamo sui social come sempre e alla prossima. Quando volete, Grazie forza Michele. Lecce, forza Ciao Lecce, eh? Michele, forza Lecce sempre. Sempre, sempre. Ciao Ciao, Michele. ciao. Ciao. Ci dicono ironicamente, ma la gente di Baschirotto è caressa? Non No. mi sembra. Ah, perché Caressa lo idolatro. Io pensavo No, all'aspetto fisico. No, sì, è non vero, è Caressa. caressa. E Guido Carlovic che con noi questa sera ringraziamo per essere con noi. A voi, buonasera a tutti, grazie Buonasera. dell'invito. Buonasera. Insomma, io non so da dove partire perché commentare, non so se commentare l'ultima partita o commentare il tutto, anche se l'analisi Innanzitutto, tutto Filippo, io sommato sia la partirei con un stessa. bel grazie, grazie ad averci portato Baschirotto a Lecce, no? Penso che sia doveroso dire questo. Ma io credo che il grazie più grande vada alla società, vada a Trinchera, a Corvino soprattutto, che ci hanno creduto. Hanno fatto una scelta quando già Lecce era in Serie A, come dire, certamente coraggiosa, nel senso che hanno creduto in un giocatore in cui magari gli anni prima, nelle serie minori, club, come dire, non del livello del Lecce, non ci hanno creduto. Per cui il merito è loro, hanno avuto coraggio e io personalmente, cioè, sono anche felice che ad oggi sia una scommessa vinta questa, perché, come dire, dà credito un po' al sistema intero. Questo vuol dire che nelle serie minori ci sono sicuramente calciatori validi che se hanno un'opportunità sono anche all'altezza di palcoscenici importanti. Occorre però crederci, no? Questo è un pochettino la chiave di lettura. Il Lecce in questo è straordinario, ma non solo con Baschirotto, anche con tantissimi altri giocatori che voi chiaramente conoscete anche meglio di me. Per cui è una politica vincente e quindi il grazie anche dei tifosi va a loro, assolutamente. Andrea.
Ciao Guido, io volevo chiederti due cose. La prima, da quanto tempo conosci Baschirotto Federico? E l'altra, che cosa avete provato quando è arrivata la notizia dello stage nazionale? Nel senso, perché credo sia stato, no, l'apice fino adesso, il momento forse più bello fino adesso dell'esperienza di Baschirotto, sicuramente i gol in Serie A, però la nazionale è il massimo. Quindi, se c'è magari un aneddoto, non so se vi siete, se chi ha chiamato chi, se avete festeggiato in qualche modo, questo. Ma allora, io conosco Federico dal 2013, quindi sono ormai 10 anni, diciamo che ho percorso con lui tutta la strada tortuosa che l'ha portato dove è oggi. E quindi voglio dire, cioè, di aneddoti ce ne sarebbero tantissimi, e anche, come dire, alcuni molto curiosi, no? Per quanto concerne la convocazione da parte di Mancini, diciamo che in linea col personaggio è stato qualcosa di sobrio, nel senso che lui mi ha chiamato per dire, insomma, che avevano avvisato di questa convocazione, e quindi lui era effettivamente molto felice, evidentemente. E niente, è stato così un confronto che è stato quasi una sorta di flashback, no? Cioè, ci siamo così confrontati su quello che sono stati questi anni insieme, tutti i vari passaggi, ma c'è anche da dire che lui è uno che guarda sempre allo step successivo. Questa forse è anche una delle sue forze più grandi, no? Cioè, quella di non accontentarsi, quella di non sedersi mai su ciò che è riuscito a conquistare. Cioè, quando è arrivato in Serie C puntava alla Serie B, l'anno scorso che era in Serie B un occhio alla Serie A chiaramente ce lo dava, per cui Alla ha sempre Champions. avuto questa ambizione, no? Che però è un'ambizione sana, cioè la vera storia di Baschirotto, no? Il messaggio, ma che poi è un messaggio su cui voi avete scritto, su cui tanto si è detto, è che è vero, no? È che è un ragazzo che ha saputo sognare in grande, però agire in piccolo, no? È uno che ha sempre sognato il traguardo importante senza per questo venir meno al quotidiano lavoro, no? Al sacrificio di ogni giorno, che quando si è indietro, quindi nelle categorie minori, pesa molto di più, evidentemente, no? Guido, ma tu che lo conosci da così tanto tempo, la svolta da difensore centrale un po' l'avevi rifiutata? Cioè, quando hai saputo che contro l'Inter avrebbe giocato titolare, hai detto: ok, adesso davvero la svolta la sua carriera perché scopriranno un grandissimo marcatore. Ma lui ha fatto scelte difficili calcisticamente perché si sentiva un difensore centrale. Uno degli aneddoti interessanti è anche un po' questo. Io credo che per lui la svolta sia stata l'anno della Vigor Carpanetto. Cioè, lui veniva da 2 anni di Serie C in prestito dalla Cremonese, ha fatto il primo anno al Forlì e il secondo anno al Cuneo, in cui era un po' un jolly difensivo, giocava soprattutto terzino destro, un po' centrale, ha fatto anche il terzino sinistro, per cui era così ancora un ibrido per ciò che attiene alla identità tattica. E sono stati 2 anni difficili perché non ha giocato moltissimo, avrà fatto più o meno una quindicina, come dire, di presenze, neanche di partite quegli anni, no? E alla fine di quel percorso biennale in prestito in Serie C, diciamo che il consiglio che io gli ho dato, e forse avrei perso la fiducia di qualsiasi altro calciatore, era quella di dire forse è meglio fare un passo indietro con l'idea di farne poi 2 in avanti, no? E quindi forse è meglio tornare in Serie D, però al fine di individuare una identità tattica tua che ti consenta di capire anche tu il tuo valore. E così è stato. Lui andò alla Vigor Carpanetto, fece una stagione straordinaria in Serie D da difensore centrale, tornò in Serie C e poi, dopo un anno e mezzo da centrale a Viterbo, fu spostato sulla fascia destra dove fece molto molto bene, fece gol. L'Ascoli si accorse di lui. L'anno scorso lui ha fatto soltanto il terzino destro, quindi l'idea anche del Lecce era quella di prendere evidentemente un terzino, no? Però secondo me,
in cuor mio sicuramente, ma anche forse in cuor suo, anzi anche in cuor suo, il ruolo per lui ideale è quello del centrale, no? Credo sia quello che più valorizza le sue qualità. Per cui quando c'è stata questa occasione, la prima di campionato, come dire, ben venga, no? E lui chiaramente poi è stato bravo a coglierla fino in fondo, ecco. Carlo. Anche perché lui c'è questa grande qualità che ho letto in settimana, no? Le sue dichiarazioni che sono state poi anche da più parti riprese, no? Cioè lui dice: io quando vado in campo sono come un bambino al parco giochi. Bambino. È vero, cioè lui ha questa, come dire, capacità di non sentire la pressione, la tensione, e questo significa tanto sia sul piano della resa, ma anche proprio cioè, sull'approccio ideale per rendere al meglio e per cogliere un'occasione. E in quel caso lui ha avuto un'occasione, come dire, straordinaria, è stato bravo a coglierla e poi ovviamente anche il mister a crederci e a, cioè, come dire, anche lui continuare su quella strada, evidentemente. Guido, io ho una domanda. Baschirotto carica bestia, no? Cioè, proprio noi lo vediamo nel pre-partita di Dazon quando fanno quel minuto nello spogliatoio. Io ho pensato, ma lui quando guarda la telecamera si cioè, penso che lui vada a ruota, cioè nello spogliatoio immagino che lui carichi continuamente i giocatori, carica anche noi tifosi, figurati. Volevo capire, lui è stato sempre così oppure è proprio il momento che sta vivendo, la Serie A, la situazione attuale che lo galvanizza? O proprio Baschirotto è proprio una bestia che carica sempre in qualsiasi categoria? No, no, lui è sempre stato così, ma anche fuori dal campo, cioè è una persona entusiasta, è una persona, come dire, sempre sorridente, estremamente positiva, no? È uno che vede sempre il bicchiere mezzo pieno. E questo è quello che lo ha aiutato a non perdere mai la fiducia, non solo come dire, nei propri mezzi, ma anche nella vita, no? Un po' nel fatto. È uno che ci ha sempre creduto, ma anche cioè perché per indole è un ottimista, no? E questo poi evidentemente ti porta anche, come dire, sul piano sportivo ad avere quella carica agonistica in più, ad avere, come dire, sempre la parola in più, sempre l'incoraggiamento in più, fa parte cioè, della sua positività umana. Leggiamo qualche commento. Baschirotto è l'esempio perfetto che per i ragazzi che vogliono diventare calciatori, umile, grande lavoratore e anche carismatico, al contrario della maggior parte dei calciatori di questa Giusto. generazione che si sentono arrivati dopo un gol. Baschi è Vero. maestro di vita, io lo definisco genuino come i prodotti di casa sua. Che spettacolo vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e il valore aggiunto. Ti chiedono invece, quanto incide sulla carriera di un giocatore avere un agente che lo aiuti a prendere le scelte giuste? Ecco, fammi integrare questa domanda, scusami Guido, perché io nel mio immaginario da tifoso ti vedo un po' come Jerry Maguire, non so se te lo ricordi quel film con Tom Certo, Cruise, no? Che assolutamente. lui badava più che altro all'aspetto umano, no? Più che dal punto di vista umano prendeva il suo giocatore più che dal lato economico, pecuniario, eccetera. Cioè tu sei veramente uno così, perché io penso che un giocatore come Baschirotto abbia bisogno, non guardi ad avere una persona che magari gli faccia cambiare squadra soltanto per una crescita così economica, eccetera, ma proprio abbia bisogno anche di una persona che sia vicina da questo punto di vista, o mi sbaglio? Ma allora, io vengo dal campo, nel senso che ho fatto, anche se come dire, con pessimi risultati, il calciatore anch'io, prima di darmi alla giurisprudenza. E quindi, voglio dire, so che cosa significa stare al di là della barricata, ma soprattutto quello che poi mi ha spinto a fare anche questo mestiere. È quello, come dire, di proiettare nei miei assistiti la carriera che io ho fatto solo in parte. Io ho fatto per poco il professionista, ho smesso a, come dire, 26 anni, però cioè, quello che mi ha sempre guidato è quel sogno, perché io ho avuto quel sogno e il sogno che ha un giocatore per me è qualcosa di sacro.
è qualcosa che viene prima di qualsiasi altro interesse. In questo senso ho trovato una persona di pari valori umani che ha capito questo ed è questa, secondo me, la sintonia attraverso la quale si può fare qualcosa di importante insieme, no? A me il lato, come dire, commerciale, il lato strettamente, come dire, professionale conta fino a un certo punto, per non dire poco. Cioè, per me, cioè io quando vedo in campo lui, è come se in campo ci Ci fossi io. sei tu, certo. Il giorno che perdo questo entusiasmo, smetterei anche di fare questo lavoro. Quindi questo è anche un approccio che non puoi avere con tanti giocatori, perché è fondamentale, come dire, anche la persona, il legame umano, cioè ci vuole tempo e ci vuole anche un'alchimia che non si crea con tutti, no? Per cui questo è un lavoro che io faccio con pochi calciatori, ma per scelta, perché ci devo credere, perché devo avere la convinzione che prima di tutto siano persone che valgono questo percorso insieme, e poi c'è chiaramente anche il dato tecnico, ecco. Per cui Certo. in questo senso, cioè con questo approccio, è anche più facile fare il bene del ragazzo, perché non hai mai il condizionamento del tuo interesse, non hai mai il condizionamento economico. Io cioè, posso cioè, dirvi che tante scelte fatte insieme a lui sono scelte, come dire, che magari per altri sarebbero state sbagliate, perché sono sempre state scelte fatte sul lungo periodo, mai sull'immediato, no? Lui è uno che non ha mai guardato ai soldi. Evidentemente, quando conquisti una categoria, l'anno dopo, magari in quella categoria hai offerte importanti, no? Certo. Ecco, lui invece non ha mai guardato a quel lato lì, così come non l'ho fatto io, evidentemente. Si è sempre cercato di scegliere per quello che era la possibilità di crescita, per cui con un'ottica di lungo periodo. Cioè, io cioè, posso dirvi che lui merita tutto questo per il percorso che ha fatto, anche perché ha fatto scelte difficili, cioè scelte non scontate. In questo senso è un po' come Lecce, no? Che Certo. scommette sui giovani, sugli sconosciuti, e poi è ovvio che dice, cioè questo ha un valore, no? Perché gli altri magari che hanno il portafoglio pieno non, cioè possono anche non scommettere, ma il fatto che io scommetta oggi deve avere un peso, è corretto. Cioè, questo vale anche dal lato dei calciatori e anche degli agenti. Andrea, ultima domanda, siamo al rush finale. Sì, io Guido volevo chiederti, allora, Baschilotto Umtiti, coppia perfetta da sogno, ma ti ha detto qualcosa su Umtiti, nel senso ti ha svelato, non lo so, se c'è stato qualche trucco del mestiere che gli ha passato Umtiti o se c'è qualche aneddoto divertente tra lui e Umtiti, perché credo sia il giocatore più importante, senza togliere a nessun altro, con il quale Baschilotto ha giocato, anche solo per il curriculum di Umtiti. Ma allora, io quello che ho colto dalle sue parole è che Umtiti si è calato talmente bene, con tale umiltà, che, come dire, dal punto di vista umano non si percepisce neanche la differenza che c'è tra il suo curriculum e quello degli altri, no? In campo è un giocatore, come dire, straordinario, adesso che è anche tornato in forma, voglio dire, è palese che è un giocatore di un'altra categoria, no? Ma cioè, del resto è un campione del mondo non per caso, no? Però dal punto di vista umano, e questo è bellissimo, cioè gli fa grandissimo onore, è uno come gli altri. E quindi non è che c'è un episodio. Poi i più grandi sono quelli che trasmettono qualche cosa senza dover parlare, senza dover fare chissà che cosa, no? Ma magari con lo sguardo, con l'esempio, con il comportamento. Ecco, lui è questo, per cui non c'è un fatto eclatante, una considerazione particolare. C'è un uomo che ha vinto la Coppa del Mondo, che ha scelto di venire a Lecce dal Barcellona, quindi evidentemente mettendosi in discussione, c'è cioè cosa che non è da tutti, evidentemente, e che quindi ha uno spessore morale per cui
è quello che pesa anche all'interno dello spogliatoio, non solo del campo. Ultimissima domanda, una curiosità. Dopo il gol contro il Milan, appena avete parlato, era felice perché ha segnato al Milan o era arrabbiato perché non ha vinto la partita? Lui in queste situazioni qui è uno che, a differenza di quello che prima ho detto, vede il bicchiere mezzo vuoto, ma perché è ambizioso, no? Cioè è uno che vuole sempre di più. Quindi nell'immediato, evidentemente, per lui erano 2 punti persi, no? Io ho sempre cercato di dirgli anche ogni tanto, come dire, ditti bravo, no? Perché è importante anche questo. Però cioè, posso anche dire che diciamo, la considerazione è durata un attimo, perché poi alla fine comunque era il secondo gol in campionato e la felicità evidentemente ha prevalso. Guido, una domanda così al Vabbè, volo, sì. No, beh, veloce, veloce, ma mi è venuto in mente, il 26 gennaio, se non mi sbaglio, ci sono le convocazioni di Mancini per la nazionale. Ce le punto 100 euro sulla convocazione di Federico? allora, Ce le io scommetto, sì. non sono un uomo particolarmente romantico, però quello che posso dirvi è questo, che secondo me la nazionale è un po' come l'amore, arriva se non ci pensi. Cioè, se uno è ossessionato da quello, la fidanzata non la trova, in buona sostanza. Arrivi qua, cioè, arriva quando meno te l'aspetti. Io credo che questo valga anche per la maglia azzurra, per cui Che poi il non ci detto aspettiamo niente. non è proprio la fidanzata all'amore, è un'altra cosa, no? Mo tu l'hai addolcito così perché stai giustamente, io sarei stato più crudo, va bene comunque. Quindi non ci pensiamo, dai, Allora, non le non ci pensiamo, scommetto dai, non pensiamo alla Nazione, pensiamo a Lecce e poi se allora. arriva. Assolutamente. Sì. Assolutamente, Ringraziamo Guido, assolutamente. adesso le domande sono finite davvero, grazie per Grazie essere Guido. stato con A noi. voi. A voi, buona serata. Ciao, è davvero grazie. Ottimo ragazzi, ottimo, ottimo, sono contento. A breve parliamo dell'Hellas, penso che stia Uno arrivando il Carlo ha nostro scritto: Carlo, sei ricco, buttali sti 100 euro comunque. Sono ricco? No, non sono, io Carlo, a volevo quanto pare scommettere per quello. i quadri dietro di te valgono parecchio, a quanto pare la gente Monet, legge sono dei pure Monet, però insomma. le Monet, Carlo. Monet il fratello Quello scemo vero. o il Lo cugino. scemo, il fratello scemo di Monet. Allora, adesso a breve arriva Enrico Brigi, tutto Hellas Verona, così parliamo dell'Hellas. Detto ciò, a me ha fatto una bella impressione Ai 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 ai. questi Baschirotto, eh. A me Vabbè, ha ma dato cioè, proprio. per essere l'agente di Baschirotto cioè, devi essere un po' come lui, no? Cioè, quello che è morto, Filippo, come si chiama l'agente? Che non mi Come viene mai a me i mo nomi, quello che è se... morto? Quello. Raiola, Raiola. Ah, Raiola. Raiola, Cioè, dai, quello mi hai là, fatto un pace all'anima giro, sua. vabbè. Ebbè, Sì. non mi ricordavo. Quello, pace all'anima sua. Ma quello era uno squalo, no? Quello era uno Sì. squalo. Cioè, tutti i giocatori che stavano con lui... Vai a parlare con Ibra o Balotelli l'ha piazzato 10 anni facendo un gol a stagione, penso. Ma quello, Caratti, voglio dire, il prototipo del giocatore che stava con Raiola, Ibrahimovic, Balotelli, poi chi ci stava altro? Tutta gente raccogliticcia che sapeva giocare a calcio, ma niente, nessun valore umano. Poi chi ci stava altro che c'aveva Raiola, vi Vabbè, ricordate? c'aveva tanti, Pogba, Hamsik, ha avuto tanti Sì, fenomeni, tutta gente così, Hamsik. tutta gente che affamata, sbramata di soldi. Invece, avete Donnarumma. sentito, no? Donnarumma. Andiamo, peggio mi sento. Invece qua c'è un discorso anche umano sotto con Baschirotto. Io penso che lui abbia anche l'aspettativa di guadagnare il triplo di quello che guadagna adesso, ma pure di più. Ma chi gli dice niente? Ma Però, giustamente, Carlo, ma chi non lo giustamente, però farebbe? ci sono pure valori umani sotto, no? Un briciolo, lasciatemelo pensare, un briciolo di valori umani, che ci deve essere l'ambiente giusto, ci deve essere un po' di sentimento, cioè, un minimo, non tanto, un minimo, un 5%. E lui ce l'ha, invece questi altri, Raiola, che c'aveva? Pace all'anima sua. Come abbiamo fatto a non vincere contro questo Milan? Io ho visto soltanto il primo tempo, quindi non. 3-0 è finita? 3-0. Vabbè, raga, Sì, ma ogni partita è 3-0. diversa dall'altra comunque. Ma non è che ci fissiamo perché magari mo il Milan domenica in campionato ne fa 5 a chi. Non è che abbiamo pareggiato comunque. Chiama Checco, Checco chi? Non ho seguito quale Checco. Ci sono tanti Lepore? Checco. Abbiamo già chiamato Lepore.
Checco Lepore, poi Checco Palmieri, Questo Checco Moriero, Checco ce ne di sono Modà, tanti di Checco. Checco di Modà. Checco Demodà, Checco di Mariano, quindi Ma di Fabio Caressa, Mariano è... Caressa non penso. Ah, Carlo Caressa, vabbè. Caressa ci possiamo pure provare, non ci risponderà come tanti. Noi proviamo tutti, poi ci rispondono. Mi dico, chiama Checco, ma Checco chi? Cioè, mo, nasce il meme definitivo. Chi Checco? Quale dei tanti Checco? Fabio Caressa a Fiel, ragazzi, Caressa non penso che ci arriviamo, sincero. Non penso che ci risponderà più che Sì, ma tu esatto. come tu devi mandare la mail però, Andrea, eh. Oh, metti in mail, Oh, Carlo, siamo nel Carlo, io ho la 2023. giocata definitiva, eh. E come li contatti questi giocatori, questa gente? Carlo, si creano contatti e poi li contatti. Così Vabbè. funziona. Vabbè, potrebbe essere, Carlo, una svolta, potrebbe anche essere iniziare a chiamare gli stranieri, no? La gente dire quello straniero e poi proprio traduci tu a quel punto, perché... Dovrebbe essere quasi Comunque... pronto, non l'ospite Filippo. Sì, non vedo la videocamera, però perlomeno penso con l'audio ci No, siamo. mi ha detto ok. Enrico, ci sei? Pronto? Sì, ci sono, ma non capisco come mai non si... Ciao a tutti intanto, Ciao. buonasera a tutti. Ciao Enrico. Piacere, Ciao. grazie dell'invito. Purtroppo non mi si accende la telecamera, è la prima volta che mi succede. Se volete provo a scollegarmi e a rientrare, se mi date un Sì, minuto provo a vedere, ok? Io riprovo vai perché non mi è tranquillo. Ci successo. siamo, ci siamo. Va Ok, bene, va bene. riprovo. Ti Ci vediamo aspettiamo. tra qualche... Sì. Va bene, va bene, va bene. Comunque, anche molto disponibile, nel senso ha parlato no, di tutto, senza remore, quindi è stata una bella intervista. No, è stato bello. Ma poi lui non parla mai, eh. Cioè, la gente di Baschiotto, io non ho mai visto riportato neppure No, un'intervista non di parla mai. Baschiotto. Secondo me è la prima che ha fatto da quando sta lì, cioè, perché pure non ho mai Sì, visto io non sapevo in nemmeno la faccia della circolazione. gente, mai sentito, mai visto. Vabbè, ma d'altra parte non è che questi vanno in televisione o fanno che... Se non ti chiami, a meno che non ti chiami Raiola. Puntata Sì. speciale con di 2 ore con la Sì, gente di Spugna Burak Marina, Yilmaz, esatto. scrittura. Beh, agenti di Burak Yılmaz. Anche se, In Andrea, turco, ragazzi. secondo me Mamma. prima o poi Meluso lo dobbiamo portare. Ma non so, Meluso non era così entusiasta di Benedaleccio ai tempi, quindi non so se sinceramente Era ironico. che mi Criscigliello, risponderà. no. Ragazzi, Criscitiello Criscigliello. verrà, ve lo prometto. Ma Questa che verrà? è una promessa che vi faccio. Criscitiello prima o poi verrà. Oggi no, perché ragazzi c'è la Supercoppa. Quando sono partite non è possibile. Ma Ma noi ci io un confrontiamo mercoledì sempre. vuoto verrà. È vuoto, ma noi stiamo andando avanti con Ho il capito, Carlo, ce mondiale. lo dobbiamo Ci fare. scontriamo sempre con blockbuster Perché del mercoledì, no? il mercoledì è sempre un giorno. Poi c'è la Champions, ci sarà iniziare la Champions. Ma noi non abbiamo paura di niente, Carlo. Che ci freranno della Champions? Traduttore svedese, vabbè, magari l'agente di Persson penso sia svedese, magari, quindi Svedese. ma a me basterebbe uno con Beh, l'inglese, inglese ci portiamo chiunque, ma francese ancora forse me la cavo, eh. Dobbiamo fare qualche francese, mamma, prova, ma anche ancora se si studia sarebbe francese. azzardato. Io lo conosco il francese. Ma Uno lo straniero studia a chiamato scuola, no? Babacar. A scuola ho studiato, Barrara anche quindi lui. mi piaceva ai tempi. Qualcosa me la cavo ancora. Filippo, tu dove devi portare, in puntata chi so io lato Umtiti, no? O lato Gonzalez, non mi È ricordo che stato lato era. difficile, è stato difficile. Non parlano. Comunque, sì, lato Umtiti e Gonzalez è la stessa persona, però non è una persona che Ah, parla, è una persona che ok. agisce sotto traccia, quindi non è Perso. possibile. Comunque, Carlo, parlando dell'Hellas, no? C'è qualche giocatore che conosci che magari un po' di Olimpiado Nessuno. Milano Cioè, sta non facendo. conosce Carlo, ti sta nessuno. cercando di mettere in difficoltà, rapido. Sta cercando di metterti in difficoltà. Nessuno, però non ti preoccupare, me la caverò ugualmente con il nostro ospite. Me la caverò Carlo, ugualmente, non ti ti dico un preoccupare. giocatore che devi tenere d'occhio domenica, sabato anzi, che si chiama Io conosco Doig. Juric. Chi? Si chiama Doig e giocherà nel 3-5-2 o comunque giocherà esterno a sinistra, che è Sì. molto interessante e Jean-André deve fare una grande Vabbè, partita. Carlo, poi il Verona Ovviamente è c'ha uno dei tanti spingitori. giocatori interessanti, no? Jorginho, Barak.
Desorda, Filippo. Ce l'aveva, dai. No, non dire cazzate, su. Anzi, mo voglio proprio capire dall'ospite. Lazovic. Voglio fargli proprio una domanda a proposito, adesso che se riuscirà ad entrare. Vabbè, ma il Verona è una squadra di tutto rispetto. Vedrete che venderà cara la pelle sabato. E questa è una partita che io temo moltissimo, più di quella appena fatta col Milan. Più di questa qua, perché sarà A voglia. non solo una delle ultime, forse l'ultima loro spiaggia, ma poi è una partita che si giocheranno veramente col Ma adesso coltello fra lo i denti. chiediamo, eccolo qua, Enrico, grazie per essere con Oh, noi. perfetto. Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito intanto, piacere. Carlo è preoccupato per la Sì, mi partita stavo perché ha detto preoccupando. che potrebbe essere la vostra ultima spiaggia. Direi, non dico sì, ma potrei dire quasi, nel Quasi, senso che quasi perché è vero che mancano 19 partite alla fine, però insomma, quella di domani, di sabato è un po' è un bivio quasi fondamentale. Se vogliamo, non dico dire di salvarci, ma se vogliamo quantomeno tenere viva questa speranza che è ancora molto debole, a mio avviso, perché insomma, i numeri dicono che è un'impresa molto difficile da portare a termine. È vero che l'anno scorso la Salernitana ha girato a 8 punti e poi ce l'ha fatta, però è anche vero che la quota salvezza in questi ultimi anni si è abbassata, però insomma noi abbiamo 9 punti, anche girando a 12 vorrebbe dire doverne fare altri 20, che sarebbe la media salvezza, però l'anno scorso il Genoa con 12 è retrocesso, quindi insomma diciamo che non è fondamentale, ma lo può. O meglio, se perdiamo può diventare fondamentale al contrario, ecco, mettiamola così. Carlo, so che tu hai un dubbio amletico sull'Hellas, quindi fatti avanti e togliti questo dubbio. No, non è un Spero dubbio. di risolverlo. Ma no, ma io stavo così, stavo facendo mille pippe mentali oggi, no? Pensando al Verona, perché mi sono fatto un po' di conti, diciamo, ho pensato al Verona da quando è salito in Serie A con noi, no? E quindi sono 4 anni fa. Poi l'anno successivo ha fatto una bella squadra investendo poco, se non mi sbaglio. Cioè, già Sì, vero. è salita in Serie A, secondo me così, cioè, non se l'aspettava nemmeno quella promozione. Poi investendo poco, fece una bella squadra, comprò Amrabat, comprò tanti giocatori. Poi li ha venduti, ci ha fatto pure i soldi. Forse questo è l'unico anno in cui ha venduto dei giocatori importanti, si è privata di un numero di giocatori importanti, titolari, e non ha intascato subito, però intascherà magari il riscatto il prossimo anno. Insomma, ha fatto delle operazioni che comunque gli hanno portato un tesoretto ad avere, un tesoretto per investire nel mercato, per sostenersi in questi anni di Serie A. Cioè, che cosa si è inceppato? Questo volevo capire, perché è indubbio che, mo, al di là del fatto che si possa salvare, glielo auguriamo, non a nostre spese naturalmente, però come se si fosse inceppato qualcosa in questo meccanismo che sembrava quasi perfetto, no? Oddio, guarda, è vero che è successo proprio così, cioè il primo anno addirittura sembrava quasi che a Juric fosse stata chiesta addirittura una retrocessione onorevole, perché nessuno si aspettava un campionato così. E poi effettivamente la squadra è andata in crescendo, toccando l'anno scorso, diciamo, probabilmente il punto più alto, se non andiamo indietro ai tempi di Mandorlini, insomma, questo è il punto più alto. Però sai, intanto non ti può sempre una società come Verona è giusto che faccia anche un ragionamento di dire investo, compro, vendo e magari cerco di monetizzare la plusvalenza e questa mi consente magari di fare dei nuovi acquisti, di andare a cercare gente che poi mi darà delle alte plusvalenze. Però questo che è stato un po', se vogliamo, un po' il motivo di rottura anche con Juric, nel senso che ti può andare bene un anno, ti può andare bene due, ti può andare bene tre, però non è detto che ogni anno che tu cambi sei sicuro l'anno dopo di fare lo stesso, se non meglio. E questo è successo quest'anno. Diciamo che la domanda da fuori nasce spontanea. Uno mi dice, ma perché adesso, per esempio, faccio
esempio il mercato di adesso, l'input della società è quello di dire a ogni entrata deve corrispondere un'uscita. E tu giustamente mi dici, ma la domanda che ti fai tu probabilmente se la fanno anche tanti tifosi, ma con tutte le plusvalenze che sono state fatte in questi anni, come mai? Allora, però potrebbe essere anche una scelta di dire, non so se vogliamo, è un po' anche quello che un po' ha sempre fatto anche il Chievo, no? Il Chievo non ha mai fatto il salto di qualità, nel senso che arrivi a un certo punto che decidi o fai o investi, ma investi pesantemente per fare il salto, oppure ti sta bene quella dimensione lì. Però quella dimensione lì c'è il rovescio della medaglia che, come dicevo prima, ti va bene un anno, l'anno dopo non ti può non andare bene come è andata prima. E quest'anno poi, a mio avviso, sono stati, la squadra è stata costruita non in maniera eccellente, se vogliamo, perché sono state sbagliate delle scelte anche in attacco, così. E soprattutto chi è arrivato non ha compensato chi era andato via. Non è semplice farlo, per carità. Però, insomma, probabilmente si poteva fare meglio. Ecco, ci sono stati un po' degli equivoci, anche è arrivato un allenatore, Cioffi, al quale gli aveva in mente, lui ha sempre giocato con le due punte, si è trovato a giocare con una punta e due trequartisti. Poi lui contava Caprari è stato venduto. Quindi sì, sono cambiate un po' le carte in tavola. Quindi poi, sai, poi i risultati non sono venuti, e poi c'è stato un po' di confusione, mettiamola così, perché comunque va via Cioffi, arriva Bocchetti promosso dalla Primavera, perde 10 partite di fila, quindi insomma no, sembra un po' quelle stagioni, diciamo così, che nascono male, non voglio dire che finiscono peggio, però abbiamo addirittura una media punti inferiore a quando siamo retrocessi anni fa, quando c'era Pecchia, quindi no, questo non è certo un fattore benaugurante. Ecco. Però, l'allenatore effettivo lo consideriamo Bocchetti o Zaffaroni? No, l'allenatore è, allora, sulla carta è Zaffaroni, e diciamo che poi lavorano insieme, mettiamola così, insomma, cioè, quindi Zaffaroni è ufficialmente l'allenatore, però poi sul campo lavorano insieme, insomma, ecco, quindi poi di facciata c'è Zaffaroni, ma sono entrambi che gestiscono la squadra, e da quello che si vede si è creato anche un buon connubio tra di loro. Come sarà lo stadio sabato? I tifosi ci credono ancora? Ah, guarda, il tifoso veronese ci crede sempre, quindi i tifosi ci saranno sicuramente. Poi sai, il tifoso veronese è un tifoso che se vede che la squadra dà tutto, è un tifoso che ti segue durante la partita, poi magari ti può contestare a fine partita, ma se il giocatore dà tutto, è difficile che il tifoso contesti la squadra, al limite contesta la società. In questo caso sta succedendo proprio questo, quindi se la prendono un po' più con la società, secondo la tifoseria, diciamo così, rea di aver un po' smantellato o rotto involontariamente, se vogliamo, quello che era un giocattolo che l'anno scorso era perfetto. Però i tifosi al momento sono dalla parte della squadra sicuramente, tant'è che anche sabato a Milano erano un migliaio comunque, quindi il sostegno c'è, poi almeno fin tanto che la speranza c'è, e la squadra ha sicuramente la tifoseria dalla sua parte. Io, Enrico, volevo chiederti cosa dobbiamo aspettarci dal mercato, nel senso, tu prima hai detto un'entrata corrisponde a un'uscita, ho visto che qualcosa si è mosso in avanti, è arrivato Braff dal Borussia Dortmund, Verdi forse in uscita, e cosa dobbiamo aspettarci, nel senso, grandi stravolgimenti oppure un mercato normale? Perché mi aspetto che una squadra che è così in difficoltà, indietro in classifica, faccia, se vuole effettivamente ottenere la salvezza, faccia, no, quel qualcosa in più per cercare di avvicinarsi alle altre. Certo, allora guarda, il nodo principale quest'anno è evidentemente l'attacco, perché se noi andiamo a vedere un po' la squadra dell'anno scorso, i gol subiti più o meno non è che ci siano grandi differenze. Certo che l'anno scorso avevi tre giocatori davanti che hanno fatto 40 gol in tre, e qua non segna nessuno.
e sono state fatte delle scelte sbagliate in attacco, perché anche, non so, Piccoli, Henry e lo stesso Djuric sono, diciamo, tre centravanti che si un po' dei doppioni, insomma. Quindi c'è un po' di movimento in attacco. Hanno preso questo Braff dal Borussia Dortmund, e poi hanno preso anche un belga di classe 2000 dal Groningen, svincolato. Sì, sono attaccanti, però sono ragazzi giovani che tra l'altro vengono anche da esperienze dove hanno giocato poco per vari motivi, quindi non credo che siano innesti facili, cioè non è che sono attaccanti che tu metti in campo e magari possono essere passatemi il termine, delle scommesse, tra virgolette. Si tenta di cambiare e poi, come dire, c'è anche un discorso che il mercato per me è un po' figlio anche della situazione di classifica, nel senso che, certo, voi sapete poi meglio di me che tante volte gli affari di mercato, cioè dura un mese il mercato, ma poi alla fine gli affari si fanno gli ultimi due giorni, e quindi potrebbe anche essere che qualcuno sta lì a guardare anche come va la squadra, nel senso, se, certo, tu sei un attaccante, se vedi che la squadra fa qualche punto e comincia a esserci la speranza di potersela giocare, magari uno viene volentieri. Se invece, che ne so, perdi due partite di fila, giri, perdi magari sabato e anche l'altra, a quel punto lì uno dice cosa vado a fare. Cioè, quindi certo. Un po' figlio dei risultati anche. Quindi io sono convinto che c'è qualcuno, anche perché tenete conto che queste tre operazioni, uno arriva svincolato, gli altri due arrivano in prestito con eventuale opzione di riscatto, quindi è un investimento, anche se vogliamo, poco rischioso, anche soprattutto, sì, dal punto di vista finanziario. Quindi e poi per me qualcuno sta, poi c'è qualcuno che probabilmente vuole anche andare via, ad esempio Ilic, da quello che capisco Torino forse vuole andare da Juve, penso che la chiuderanno quella lì, da quello che sento la chiudono almeno per Ilic. Quindi sai, anche quando Sogliano l'altro giorno ha detto rimane solo chi vuole stare qui, se no gli altri possono andare, quindi è una situazione a mio avviso un po' in divenire, sarà figlia anche delle prossime due partite, penso. Già quella di sabato, come dicevamo, alla fine torniamo a bomba, e quella di sabato è un po' un bivio fondamentale per me. Ultime due domande dalla chat: quale giocatore toglieresti a Lecce, e credi che il Verona abbia comunque raccolto meno di quanto meritava, un po' di sfortuna magari fino adesso? Oddio, allora Lecce non saprei onestamente chi togliere, perché in questo momento Lecce ha un organico, diciamo che non ci sono, a mio avviso non ci sono magari fuori classe, ma è una bella squadra, è una squadra che funziona, che va. Adesso a me, diciamo, anche se non è un attaccante, mi piace molto, sentivo che ne parlavate prima, Baschirotto, che è qua anche di Verona tra l'altro, ma comunque è forse la sorpresa più bella di questa squadra, comunque, che sento già che c'è già qualcuno che lo punta, ma è un organico che sta andando bene, voglio dire, quindi ha già 20 punti in classifica, e toglierei il collettivo se vogliamo, posso togliere tutti, quindi e sta occupando la parte che si merita per quello che ha fatto vedere, quindi è allenata da Marco Baroni, che tra l'altro è un ex veronese, e poi ha fatto anche un'esperienza qui a Verona come secondo quando allenava Malesani, ma le prime esperienze di allenatore Marco Baroni ha fatto, mi ricordo, fece il vice. E poi qual è la tua domanda, mi dicevi? Se il Verona è comunque stato sfortunato, meritava qualcosa in più sul campo di questi punti? Oddio, cosa vuoi? Il calcio vive di episodi, e io sono sempre, sì, la sfortuna, però io credo fino a un certo punto alla sfortuna, nel senso che in linea di massima hai i punti che ti meriti, però è chiaro che se tu perdi 10 partite di fila non è solo sfortuna, vuol dire che c'è qualcosa che deve essere registrato, ammesso che sia possibile farlo, perché se no non perdi 10 partite di fila, e soprattutto poi ne avevi perse altre 4 prima, quindi se tu hai 9 punti in classifica dopo 18 giornate non possiamo parlare solo di sfortuna, no. Vuol dire che ci sono delle lacune evidenti che
possono essere colmabili, come no. Enrico, D'accordo. l'ultimissima me la fai fare, Filippo, Vai Carlo, scusami, vai. mi è venuto in mente adesso. Cosa hai pensato quando è arrivato Setin a Lecce e adesso che se n'è andato? Cioè, dimmi questi due pensieri. Guarda, io non lo so, cioè detto così, qua Verona non mi ha mai convinto. È arrivato nell'ambito dell'operazione quando Kumbulla andò alla Roma, però non ha mai trovato spazio qui. Quest'anno è venuto lì da voi, ma mi sembra che di aver capito che ve lo siete Vabbè, tolti. però Enrico, stai parlando del 2019-2020, cioè avevate una squadra pure abbastanza più forte, no? Se non mi sbaglio, Sì, che anno però era? lui non ha mai. Sì, però oddio, quell'anno lì. Sì, no, lui è arrivato forse quando è andato via Sì, credo Forse l'anno prima, 2020-2021, 18-19. credo Sì, forse. quando è andato via No, Kumbulla, però. Kumbulla è andato via nel Sì, esatto, ha 2020-2021. fatto il primo anno Kumbulla, poi è arrivato Setin, che è arrivato Setin Sì. Cancellieri, così. Però non mi ha mai convinto, anche le sue prestazioni non sono mai, insomma, mi ha dato l'idea di un difensore un po' disattento a volte, tant'è che qua non ha fatto niente, e poi da quello che ho visto anche lì a Lecce 20 non minuti. è riuscito a trovare spazio, quindi ho visto che tra l'altro è tornato indietro, adesso ha strappato anche un anno di contratto in più perché è andato a giocare in Turchia e forse era meglio così, insomma, non, anche, e poi voglio dire, anche veniva dalla Roma dove non aveva praticamente mai giocato, quindi se vogliamo, sono 3 anni che gioca con il contagocce, quindi diventa difficile anche per una squadra. Se vogliamo investire su un giocatore così che è 3 anni che vive di stagioni fatte più di ombre che di luci, esatto. Quindi forse ve lo Vabbè, siete tolti anche voi a questo Carlo punto. gli si è Può tolto questo essere, dente, Carlo gli si è tolto questo dente, adesso possiamo salutare e ringraziare Enrico per essere stato con noi. È stato un Grazie piacere Enrico. mio. Grazie a tutti. Grazie Buona Enrico. serata. Grazie Ciao Enrico, ciao grazie. ciao. Ciao, ciao. Perfetto ragazzi, siamo in chiusura, però il nostro pronosticone di Serie A non ce lo toglie nessuno, come sempre. Andrea, c'hai i risultati ti devo mandare su WhatsApp. Maluccio, nel senso che io ne ho fatto 3 su 10. Mamma mia, che Tu non lo so, la schifo. verità. Buon, Mamma mia, pa parlate e continuate pure a farlo il par pronosticone, Carlo, 3 su perché l'altra 10. volta c'era Stefano, mo vediamo tu che sai fare, no? No, per carità, io non è che Vediamo sia se la bravissimo, ho gente fatto le ti scommesse, sanno. segue. Vabbè, dai, proviamoci, dai, io me la Dai. gioco comunque questa Io volta, eh. me la son giocata con 1 euro, vincevo 560 euro la mia, ma Mamma mia. ho vinto. Però dobbiamo Vabbè. fare... Vabbè, poi uno se lo fa a No, modo suo. fisso, Carlo, fisso. Vabbè, se noi facciamo roll, under, over. No, intendevo dire, Casa il sì, ospite sì. pronosticone è sull'intera schedina, no? Il pronosticone è sull'intera Le schedina. Ecco, 9 partite tranne il Lecce. 9 partite tranne il Lecce. io suggerirei ai nostri amici che ci ascoltano di suddividere la schedina in tre giocate per schedina, così aumenta la Vabbè. possibilità di vincita. Comunque, Filippo, l'altra volta tutti avevamo detto l'uno dell'Empoli preso, tutti avevamo detto l'uno dell'Atalanta preso, tutti avevamo detto l'uno dell'Inter preso. Però io e te abbiamo detto Napoli-Juventus X è finita 5-1 per il Napoli. Io e te abbiamo detto Torino-Spezia 1 ed è finita 0-1 per lo Spezia. Quella era difficile però, eh. Però Io Andrea, ho preso Sozzo la ha detto Lazio. 2, quindi Sozzo ha preso Vero. il... Vabbè, dai, mo Roma non Fiorentina l'avete torniamo preso tu indietro. e Stefano, io no. Vabbè, no, nessuno ha preso tutto comunque, oggettivamente. Io ho 3, pochi. Io penso che una 5 l'ho presa. O Una 4-5. Sto vedendo adesso, cinquina. o penso 4 ho fatto. Vabbè, andiamo, guardiamo al futuro perché chi si guarda indietro è perso. Però segnale. Va bene, Poi, allora ma no, fammi mandamele preparare. perché poi io me la gioco. La mia me Così la poi la gioco. perdi. Va bene, Cioè, aspetti, un euro. d'accordo. Allora, il Lecce non si gioca. Il Lecce No. aprirà questa giornata, quindi andiamo a Giornata scalare che a finisce livello martedì, cronologico. perché grazie alla Supercoppa in Arabia, la giornata finirà martedì sera con Milan Lazio, se non sbaglio. Va bene, andiamo. In Pompa Magna, Salernitana, Napoli 2. Due anche per noi.
2. Carlo? 2-2. D'accordo. Fiorentina Torino 1. X. Io dico la Fiorentina con Italiano, guarda che Italiano non sta cavando un ragno da buco quest'anno, eh. Dico 2. Juric. Carlo, dico 2. Io dico 1, Sperti X, Carlo 2. Posso. In chat c'è chi dice 2, quindi da vedere. Under, avete cambiato le regole. Luca dice 3, mi sembra anche giusto perché 1 più 2. Vabbè, Carlo, che faccia ha fatto Alvini quando gli hanno comunicato l'esonero? Subito, senza pensarci, senza pensarci. Guarda che no, non riesco a farla così, me la devo preparare. Ormai è andata Alvini, ragazzi. Mi dispiace perché era veramente un personaggio in Serie A. Carlo, ci mancherà. Se non sfidiamo più Alvini, vuol dire che siamo sempre salvi in Serie A, perché io credo che Alvini la Serie A non la vedrà molto facilmente. Quindi se noi non lo affrontiamo, salvo in Coppa Italia, significa che noi siamo in Serie A. Allora, Sampdoria Udinese X 2. Allora, X 2. Cosa, Andrea? L'Udinese sta andando troppo male, non vince da 10 partite. Ma sta in ritiro l'Udinese, eh? Appunto, deve andare a vincere. Io dico, mannaggia, questo è difficile, eh? Dico X. Ok, quindi proprio io e Carlo e anche totale. La chat. No, io e Carlo X, quindi io Carlo X, Sperti 2, la chat sta per l'X, a grandi linee. Monza Sassuolo, guardate, io dico X, ma è più tendente all'1, però dico X. Io dirò 2, Vittorio, non ti aspetti del Sassuolo, che si riprende un po' dal rischio. Io dico X. Sassuolo credo che abbia fatto 6 sconfitte consecutive, o 5. Io e Carlo andiamo con l'X. Nella chat c'è chi dice 1, ma c'è chi dice 2, quindi ve la state giocando. Ancora cambiano le regole, over 2,5, mi sembra buono. Questa è la partita da over pure, eh? Questa è la partita da over. Se vinciamo pagate. A proposito degli abbonati, li ringrazio, mi avete ricordato di ringraziare. Allora, all'inizio, gli abbonati. Filippo, all'inizio, un Murriti De Tommaso, se non sbaglio, ha detto che si è abbonato sempre, ma tu non l'hai mai salutato, quindi salutalo. Deve condividere, comunque lo saluto, però va. Vabbè, lo ringrazio, poi ringrazio anche Moniceggia perché si è abbonata 9 ore fa, quindi Carlo stamattina ha rinnovato l'abbonamento, grazie Carlo. Ma tu ti sei fissa, ragazzi, questa è una cosa che bisogna sfatarla una volta per tutte. Io non sono Moniceggia, ma che cosa c'entro io con Moniceggia? A che ora si è abbonata Moniceggia? Alle 7 di mattina? Dove le fa? La conferenza di Corvino, Carlo. Te la sei vista, Carlo. Ma fatela finita, dai, su, questa storia di Moniceggia. Leorio 89, Andrew C., Stefano 1900 e non mi va a finire, e Davide Gemini sarà come Gemini il paese, no? Provincia di Lecce, vicino Ugento. Carlo, Gemini o Gel con la L? Gemini. Sarà di Gemini il nostro Davide. Ottimo. Spezia Roma, per me Mourinho la spanga di misura 0-1, quindi 2 pure per me. 2 io dico 2 pure io. Gedro ha fatto un gol pazzesco. Sì, ha fatto ciò che non ha fatto. Ma che mancherà Zapata allo Spezia? Zapata non c'era lo Spezia. Allora, come si chiama? Zola. Zola. Forse Zapata sì, gioca l'Atalanta. Non si sa, mi sa che... forse sì. Non sta al meglio, però bisogna vedere. Carlo. Mi sa che manca, eh. Quindi veramente no. Tolto Zola, lo Spezia è floscio. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Juventus Atalanta.
Ma lo sapete che io dico due. X, pure io X. No, tu X. Andrea, c'è il microfono giusto. Ah, ok, no, ok, non avete detto nulla, quindi... No, Carlo, ha fatto così, esperti... Filippo, ha fatto X. Ok, e non ho visto, stavo segnando. Carlo, esperti X, Filippo 2. Nella chat arrestano tutti, non gioca nessuno, scansa Atalanta 2, X 1, quindi siete totalmente d'accordo nella chat. Cortomuso, Juve Atalanta 0-4. Addirittura. Inizio. 0-4 non penso. Bologna Cremonese, Carlo, innanzitutto dimmi un po' Ballardini, tu come l'hai visto rispetto ad Alvini? Beh, è un allenatore se non altro superiore ad Alvini, cioè, ma poi se questo riuscirà a salvare la vita a una squadra agonizzante con l'ossigeno come la Cremonese, io credo, mi sbilancio, nemmeno Gesù Cristo se scende in terra la salva la Cremonese. Hai invocato Gesù Cristo in diretta, sono completamente d'accordo con te. Non la salva nessuno la Cremonese, mi dispiace per gli amici di Cremo che sono molto simpatici, ma veramente non li salverà nessuno. Ma qualcuno deve pure scendere, a me questi sono simpatici. Gli amici di Verona sono simpatici. Ma Carlo, secondo me nessuno è simpatico, cioè nel senso sono simpatici fino a quando non ci giochiamo. Poi quando sì, vabbè, quando certo. Ci sono obiettivi uguali. Sì. No, ma a Carlo sta simpatico perché la Cremo, il Porde, il Lane. Sì, questa mi sta molto simpatica dal suo punto di vista. Io per non farti essere simpatico il Verona, ti ricordo un Genoa Verona di 3 anni fa, nel quale però andò a Genova in vacanza, te lo ricordo questo, proprio in vacanza, che c'era Juric, c'era Juric, fossi in Saverio Scrivaniani ogni giorno appenderei nello spogliatoio le immagini, cioè gli articoli non di quella partita, non se ne fregano nulla perché non c'era nessuno, non c'erano loro, ok, intanto glielo fai capire. Ti devono giocare anche per quella partita, perché quel 3-0 dopo 20 minuti... Maschirotto col sangue agli occhi, anche se non ne sa nulla di spettacolo. Esatto. Fai un articolo, Andrea, così ricordi questa cosa, per favore, fai. Tanto per caricare l'ambiente. Sì, è vero, Andrea, potresti farlo, Lo facciamo. Invece Bologna-Cremo. Potresti farlo, questo articolo interessante. Andiamo alla prossima partita. Bologna-Cremo. Bologna-Cremonese. X. Pure secondo me. Io dico 1. Quindi secondo te Ballardini perde? Ballardini secondo me perde, non fa il miracolo. Ne prendiamo atto. Due partite. Inter Empoli. Io dico 1, hanno vinto la Supercoppa. Sì, però tornano dall'Arabia Saudita. Io dico 1 anche, però una partita tosta questa per l'Inter. L'Empoli è una squadra fastidiosa. Quando giocano? Lunedì. Oggi è mercoledì, giovedì, questi qua stasera arrivano, domani si riposano, venerdì è difficile. X. Attenzione, Carlo. X che gioca. Non ti aspetti, eh? Il jolly, devono pagare perché non si può andare a giocare in Arabia Saudita. In Arabia Saudita non andrebbe fatto nulla. In Arabia Saudita non c'è in Arabia Saudita. Sto facendo un discorso diverso, Andrea. Tu dovresti seguirmi. Non si dovrebbe fare nulla, non si dovrebbe né portare denaro né ricevere denaro da loro. Quindi io sono molto arrabbiato per questa cosa. Quindi zero. Carlo, ti dirò due cose. Questa partita in Arabia Saudita è vergognosa, perché poi in realtà qui subentra, apro una piccolissima parentesi sulla Coppa Italia, no? Perché la Coppa Italia è così orribile come manifestazione, perché? Perché poi la devono giocare in Arabia Saudita la Supercoppa italiana, e quindi devono far andare le più forti, perché ovviamente una Cremonese che passa il turno e poi deve andare a giocare i quarti di finale contro la Roma all'Olimpico, per forza di cose gioca al San Paolo, gioca all'Olimpico, prima o poi esci, no? Perché poi se la Cremonese vince la Coppa Italia, la Supercoppa italiana, Cremonese e Napoli, non la puoi vendere in Arabia Saudita, perché ovviamente
non è certo uno spot del calcio italiano. Quindi questa Supercoppa Italia come concetto è vergognoso, perché poi fa schifo la Coppa Italia ragionata così. Primo, non so se hai visto poi la sceneggiata bruttissima, incredibile, il primo gol, quello di Di Marco, l'1-0 dell'Inter, hanno dato il pallone che poi sarà messo all'asta. Quindi ci sarà quest'asta per questo pallone del primo gol segnato. Quindi un business continuo, una ricerca... se lo compreranno purtroppo, sì, però una ricerca continua di business. No, adesso quindi, vogliono, tra le altre cose, fare i mondiali del centenario. Vogliono avere i mondiali del centenario, cioè tu ti rendi conto? Io spero tanto di vivere tanto a lungo da vedere i pozzi di petrolio esauriti, cioè che non c'è manco una goccia, e di vederli falliti tutti. Spero un giorno di e poi posso morire. Guarda, veramente. E Lecce in Champions, no? Vabbè, quella è l'altro mio sogno, non dico in Champions, una trasferta europea, quello è l'altro mio sogno, che io sicuramente farò, a meno che spero di non di ambulare ancora, di muovermi sulle mie gambe, ma spero di fare una trasferta europea con Lecce, questo è il mio sogno. In Georgia, qualche preliminare di Filippo, io ho 48 anni. Questo sogno sarà quando ce l'ho. Dai, ma... perlomeno Filippo, altri 20 anni di due sogno... che deambuli, te li auguro. Filippo, non ti sto dicendo la prospettiva di vita. Io ho 48 anni, ho questo sogno da quando avevo più o meno 16 anni, 14, 15, 16 anni. Mo ce l'ho 48 e ancora non ci siamo andati. Spero di vivere per poter vedere il Lecce in Coppa UEFA. Questo è uno dei sogni principali. Coppa, no, perché non esiste più la Coppa UEFA, Carlo. Va bene, dai, su. Vabbè, non esiste quella, più. Quella che è la Coppa UEFA. Chi era la Coppa UEFA? Io sono ancorato ancora a queste. Ma tu saresti da Europa League o ti accontenti della Conference? Ti accontenti della Conference? La Conference è quella che qual è quella la che conf- qual è l'offre? Settimo. Quella che ha vinto è un po' più vabbè, vabbè, sì, ma per carità di Dio, potrebbe essere anche una cosa importantissima, però la Coppa UEFA era proprio quella che il mio sogno nel cassetto. L'Intertoto, no? L'Intertoto, ti ricordi? Ci siamo andati vicini l'anno di Zeman. Sì. Ultima partita. Lazio Milan 1. X 1 ok, schedina è fatta. Carlo, che seguirà le radio romane, poi ci farà sapere cosa dicono su questa partita delle radio romane. Ma aspetta, Lazio c'è pure Immobile, che è infortunato, sì. Cambio il mio voto, il mio pronostico, no, sì. Metto X, quindi io dico 1 1xx. Ok, vabbè, la schedina è fatta, adesso la mando sul gruppo così la omologhiamo. Possiamo anche salutare i nostri amici. Abbiamo esaurito gli argomenti? Sono le 11:20, abbiamo salito le forze più che altro. Io sapevo che Carlo aveva fatto la diretta, Andrea. Abbiamo esaurito. Che ci sta altro da parlare? Di mercato abbiamo parlato, di infermeria abbiamo parlato, la partita del Verona abbiamo parlato. Penso basta, no? Possiamo andare. Penso di sì. Dai, buonanotte a tutti. No, Carlo, se tu ci vuoi fare un parere sulle parole di Trinchera in conferenza oggi. Perché non lo invitiamo qua in trasmissione? Così almeno parla Trinchera. Perché... Ma mo, al di là degli... Cioè, effettivamente a me sta cosa non mi piace, che non deve dire una parola, perché vabbè, a me Carlo, ma non dice una parola pubblicamente, poi cioè importante quello che fa, non quello che dice. No, assolutamente, però voglio dire, siccome Trinchera è una persona che sa parlare, uno sa le cose che, come le deve dire, due, ma poi mi ha fatto specie quel, non so se avete visto Corvino col braccio largo che ogni tanto sbatteva per richiamare l'attenzione di Trinchera, per fargli suggerire i nomi dei giocatori di Bistrovic, non so se cioè a me ha dato l'idea di un Trinchera quasi, non voglio dire, cioè di un Trinchera d'aiuto veramente a Corvino, perché effettivamente cioè, potrebbe effettivamente prendere un po' più di scena il nostro Corvo, perché ma quello è un però, uomo... Però sai cos'è, Carlo, secondo me, come la vedo io, Corvino, cioè almeno la presentazione del nuovo di Cassandro gliela vuoi far fare? Sì, però Corvino è talmente tanto esaustivo, a volte anche troppo, nel senso che apre mille parentesi.
che davvero non c'è niente da aggiungere, secondo me. Cioè, a un certo punto, Trinchiera no. o gli dice le stesse cose, cioè, capito, non sa neanche dire. Se Corbino no, parla niente. E dice tutto, tutto quello che può dire, hai ragione. Poi Trinchiera cioè, aggiungerebbe ma... o ripeterebbe le stesse cose. La ripeto, la presentazione di Cassandro la può fare Trinchiera? Questo magari questo però, dico ma se io. La fa... Vabbè, ma lei l'ha fatto, eh? Ah, ma tu dici la cosa, ho capito, sì. No, sì, presentare il giocatore, no? Presentare il giocatore. Lo conosceva sì, bene sì, Corbino sì. perché lo conosce da 8 anni. Ragazzi, che ti devo dire? Vabbè, va bene così. Vabbè, tanto basta che porta colpi o scommesse o assolutamente sì, ma tanto sai qual è il discorso, Andrea? Che Trinchera è il nostro DS del futuro, esatto. Quindi parlerà, non avrà c'è tanto problema. Tempo per parlare. Avrà tanto, è giovane, avrà tanto tempo per parlare e per farsi valere ancora di più. Meglio dei tranchini di Corvino, sicuramente. Va bene, ragazzi, ciao a tutti. Ciao a tutti, buonanotte.